Questo nuovo codice dei contratti pubblici si fonda sulla fiducia nei confronti delle imprese, dei professionisti e dei sindaci. Taglia tempi della burocrazia. È un codice che scommette sul sistema industriale italiano, che dà mandato ai comuni, soprattutto a quelli più piccoli, di procedere con le gare. Ho visto che qualcuno attacca, e mi spiace, il responsabile dell'ANAC, dell'Authority Anticorruzione, che dice: ma se gli appalti vanno più veloce è un favore sostanzialmente ai malintenzionati. Io penso che sia vero l'esatto contrario. E allora, buongiorno. Presto e bene raro avviene, recita il proverbio. In Italia, quando parliamo di opere pubbliche, dovremmo dire addirittura tardi e male, siamo sinceri. In questi anni da questo studio ho raccontato centinaia di cantieri mai aperti, bloccati, opere fantasma, lavori che non finiscono mai. E quindi ha ragione il ministro Salvini a puntare col suo nuovo codice degli appalti su uno snellimento della burocrazia, una nuova semplificazione, ci siamo riempiti la bocca per anni, per decenni mi verrebbe da dire. Però c'è un però, ed è un però bello grosso secondo me, perché il nostro non è un paese normale. Troppo spesso da noi appalto fa rima con corruzione, e anche di queste storie qui ne abbiamo raccontate moltissime. Quindi la domanda che mi faccio è: ha ragione chi vuole un paese meno imbalsamato alla burocrazia o chi teme invece un'impennata di appalti pubblici concessi ad amici e parenti sostanzialmente? Col codice Salvini, infatti, il 98% degli appalti sarà senza gara pubblica. Stamattina per parlarne abbiamo l'uomo giusto al posto giusto, il presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia, che a Salvini, devo dire, tra ieri e oggi non le ha mandate a dire. Buongiorno, bentrovato Busia, arrivo subito da lei, faccio entrare però i miei ospiti che non posso tenerli in piedi. Vedo pronti Laura Tecce, buongiorno, bentrovata Laura. Buongiorno. Goffredo Buccini, buongiorno Goffredo. Buongiorno. E Maurizio Gasparri. Buongiorno, allora, buongiorno. Sentiamo un attimo il parere del presidente dell'ANAC, perché sapete bene che l'ANAC è stata una grande innovazione italiana, è stata molto importante perché... insomma, venivamo, diciamo, da casi di corruzione giganteschi. È arrivata anche Ilaria. Ah, ciao Ilaria, Ilaria D'Amico, buongiorno, ben trovata. Ci rivediamo dopo un bel po' di tempo. Poi vi spiegheremo anche perché qui. Ciao. Quel numero già vi dice qualcosa. Ciao, ciao Ilaria. Mirta. Allora, Busia, cosa vorrei cercare di capire da lei? Cioè, oggi abbiamo sentito le parole di Salvini. Salvini dice, è contrario preciso di ciò che dice ANAC, cioè il fatto di rendere tutto meno complicato, meno passaggi burocratici, meno... in fondo diminuisce le possibilità di corruzione. Però poi invece lei, io l'ho ascoltata ieri a Zapping, molto interessante ciò che ha detto addirittura che ormai sotto 150.000 euro si daranno gli appalti ai cugini, ai parenti di secondo grado, cioè proprio sarà una cosa di famiglia. Mi spiega bene? Allora, innanzitutto anche noi siamo per la semplificazione. Noi abbiamo proposto non solo e facciamo ogni giorno semplificazione e acceleriamo le gare, aiutiamo ad accelerare le gare. E questo perché è nostro dovere, non solo perché ce lo chiede l'Europa, perché abbiamo bisogno di farlo. Faccio solo un esempio, con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Noi cittadini avremmo tanto piacere con una burocrazia un po' più semplice, le dico la verità. E attraverso questo evitiamo che quando un controllo c'è stato si rifaccia lo stesso controllo, quando i documenti sono stati già depositati si ripresentino. Questa è buona semplificazione, la facciamo con la digitalizzazione, e questo codice, la parte migliore ce l'ha in questo, accelerando in questa direzione. Però, ed è questo che abbiamo detto, le regole che abbiamo adottato per l'emergenza, quando c'era grande fretta e grande necessità di accelerare, ad esempio l'affidamento diretto obbligatorio, quindi senza confrontare preventivi, per arrivare ad affidare anche servizi, acquistare beni per 140.000 euro, vicino ai 300 milioni di un tempo, non è detto che la scelta migliore sia sempre quella di scegliere discrezionalmente la prima impresa che mi passa davanti. Non solo perché può essere il parente lontano o l'amico, ma anche perché può essere l'impresa meno capace.
può essere che sia l'impresa che mi fa il preventivo meno conveniente, e allora ciascuno di noi, non per 150.000 euro e neanche per 15, ma però, per 1.500 euro, per capire, io non diamo verifica, per scontati, quindi, che confronto. Gli amministratori sono tendenzialmente corrotti, perché io da amministratore ho l'interesse di far bene una cosa, cioè... Nel modo più assoluto, anzi, mi consenta di dirlo, i sindaci, soprattutto nei piccoli comuni, oggi sono degli eroi, perché svolgono una funzione essenziale, importantissima, pagati pochissimo e si assumono grandi responsabilità. Per cui, lungi da me il polemizzare con i sindaci, solo ammirazione, come pure con i funzionari pubblici. Fortunatamente sono persone, nella stragrande maggioranza, che servono le istituzioni e che lavorano per fare bene. E quindi la fiducia che ANAC dà è piena, non solo. Noi ci affianchiamo alle amministrazioni che vogliono e stipulano con noi un protocollo e le aiutiamo a fare gli atti, controlliamo gli atti prima e verifichiamo che siano Presidente, fatti brevi. Presidente, qual è il rischio più grande che lei vede? Cioè, perché poi dobbiamo essere anche sinceri, ci sono alcuni pezzi di paese, io sono napoletana, in cui la criminalità anche su alcune cose era fatta da padrona. Io mi ricordo le inchiste fatte da ragazzine, se la ricorderà pure Goffredo, sul Movimento Terra, cioè non c'era un'impresa sana nel Movimento Terra. Cioè, francamente, c'è anche quello, credo, no? Purtroppo ci sono dei settori in cui la criminalità organizzata è presente. Purtroppo stiamo spendendo e dovremo spendere grandissime risorse in tempi molto stretti e quindi i rischi sono più alti. Allora, qual è la cura? Non burocrazia o lentezza, ma controllabilità e trasparenza. E si può conciliare controllabilità e trasparenza attraverso il digitale. Non si perde tempo. Noi abbiamo guardato quali sono e come sono gli andamenti delle gare. La gara in sé non è il grosso del tempo per realizzare quello che serve. Si perde tempo nell'esecuzione e nelle autorizzazioni prima. Bene che si snellisca questo, ma cerchiamo di e quanto si fa per accelerare, che è giusto, lo si compensi con la trasparenza. Se invece non si fa neanche un avviso, senta, le imprese migliori cortesia, sono penalizzate. Risponde a questa Infatti, frase molto precisa lamentato. Di Matteo Salvini, che ha onestamente ha un pregio, diciamo, che parla abbastanza chiaro di solito, non usa perifrasi, e dice la posizione critica dell'ANAC è una reazione che ha l'autorità anticorruzione perché le toglie il controllo politico delle opere, sulle opere da fare e quelle da scartare. Cioè, come se della serie sono diventati talmente potenti che si arrabbiano un pochino del fatto che ci riprendiamo un po' in mano il boccino noi. Io così la capisco. Allora, io non faccio polemica politica col ministro neanche quando lui la fa nei miei confronti. Non è il mio mestiere e non lo faccio pieno Forge rispetto dell'esercizio delle funzioni. Noi non abbiamo mai partecipato alla scelta delle opere da fare, non abbiamo interesse a farlo, facciamo il nostro mestiere e questo ci impegna molto e in questo senso cerchiamo di farlo. Quello che noi vogliamo sono opere fatte bene, fatte in fretta, sapendo che il tempo non è l'unica variabile su cui si misura. Cioè, dobbiamo il tempo, fare dice lei, opere di qualità. Spesso dobbiamo e volentieri si perde perché poi i lavori si fermano, cioè sono imprese che falliscono a metà, cioè non è tanto la gara, è il dopo che non funziona in Italia. O anche perché ho scelto un'impresa incapace. Esatto. Allora io su questo vorrei che rispondesse Gaspar. Il dopo che non funziona è se io non ho scelto l'impresa capace. E se io non ho scelto l'impresa capace, se io non ho scelto il migliore, magari perché non ho pubblicato l'avviso, e quindi anche con le migliori intenzioni non so che c'è qualcuno che mi può offrire il servizio migliore, spendo di più e ho opere di minore qualità. Allora, questo Gaspar, non è l'impresa a me sembra generale. Una posizione... Quello che serve qui non è dividersi in partiti. Ecco, bravo, mi sembra una posizione un po' ideologica, non l'ideologia quella di Busia. Cioè lui dice, secondo me si può fare presto e bene seguendo le regole. Non è vero che il presto e bene vuol dire far diventare eccezione la regola. Io rispetto tutte le opinioni e mi rendo conto che parliamo di una materia che a secondo i momenti viene vista in un modo e in un altro. Ovvero, ci sono i ritardi, c'è la lentezza, lei c'ha tutti i giornali, troverà paginate. E il PNRR, i soldi li usiamo, non li usiamo, facciamo presto, facciamo tardi. Quindi c'è un'esigenza. Il PNRR, dice lei? No, in generale, nei lavori pubblici, qualsiasi lavoro pubblico. Lei si è mai lamentata della lentezza di una vicenda, dell'assegnazione? Quindi detto, noi abbiamo insomma, un problema di una lentezza delle procedure, di cui ci lamentiamo tutti i giorni, tutti.
Qui si cerca di introdurre un modo diverso di procedere, opinabile, può essere legittima anche l'opinione critica. L'obiettivo è semplificare, rendere più rapida la realizzazione di opere pubbliche, nella sostanza. Dopodiché io penso che bisognerà esaminare in Parlamento in maniera serena tutte le proposte fatte, esaminare l'applicazione del codice degli appalti, perché le posso dire una cosa, e qui non è polemica, io non ho ancora capito, adesso non sapevo, prendo atto, conosco adesso in televisione il dottor Busia, non ci conosciamo, Cantone, che era noto perché arrivò all'autorità anticorruzione da magistrato, io non ho capito, lo dico di fronte anche a un giornalista esperto di cronache giudiziarie, oltre che di molto altro. Qui noi abbiamo la magistratura, abbiamo la Corte dei Conti, abbiamo il TAR, il Consiglio di Stato, quindi i controlli di legalità in questo paese. Io che sono contro la corruzione. Ma lei se lo ricorda perché arrivò l'ANAC? Non ho capito cosa ha prodotto l'ANAC in questi anni e non c'entra Busia. Io ricordo un'opera di Edoardo De Filippo in cui c'era un personaggio che a Napoli, nel dopoguerra, quando c'era il braccio di ferro USA URSS, vendeva la pomata antiatomica. Sì, e dice, lei se la spalma e così se c'è la guerra nucleare si salva. È ovvio che c'è l'autorità anticorruzione e lei la vuole. Cioè, Busia, ne voglio tre. Lui è andato nel letto inutile. No, capito? Ho detto che c'è la Procura della Repubblica, il Tribunale che giudica, la Corte dei Conti che controlla qualsiasi comunello, giustamente. Poi ci sono i ricorsi al TAR. Quindi è inutile, potremmo approvarlo. Voglio capire quanti devono combattere la corruzione e si facciano una domanda e si diano una risposta. C'è ancora la corruzione, tutta sta roba, che fatturato produce? Facciamo un'autorità per capire quanto producono tutti quelli che combattono la corruzione. Cioè ci stiamo chiedendo quanto guadagna Busia. No, dico cosa in generale. Cosa fa? Cioè, premesso che la politica fa schifo, ammazziamo tutti noi politici. Comunque posso dire? Tutti quelli che combattono... Se volevo parlare del codice degli appalti, siamo arrivati a dire che Busia deve lasciare questo posto perché non serve. Ho detto un'altra cosa, che tutti gli apparati di controllo e di legalità del paese, che sono giustamente molteplici, se la corruzione ancora esiste, si devono interrogare sui loro esiti. Ok, perfetto. Allora, cioè, è vero, tutti questi enti e la corruzione dire, è sempre lì. Non ce l'ho con Busia. Devo dire, è vero che, a prescindere dal presidente Busia, ovviamente, allora, no, ovviamente ci mancherebbe c'è altro. In Italia la tendenza a una... Se vuole mi fermo e se vuole... Faccio dire la sua opinione a Buccini e poi la faccio rispondere a Busia. Mi dia un istante, faccio dire la sua opinione a Busia, a Buccini e poi la faccio rispondere. No, quello che io volevo dire, a prescindere ovviamente dalla qualità del presidente e del tecnico di primo ordine, mi sono informato. C'è in Italia una certa tendenza alla superfetazione sia normativa sia delle agenzie di fronte a problemi che ci spaventano anche, diciamo che questo c'era pure Gaspari perché adesso fanno nuovi reati loro al governo anche giustamente un certo moto pendolare in Italia e su questo c'ha ragione Gaspari, noi passiamo da questo vale per tutto, per i problemi più forti che abbiamo, passiamo da per esempio dalle norme più costrittive possibili, quindi dobbiamo assolutamente blindare tutti, controllare tutti, fino alle norme più liberali possibili, perché dobbiamo correre, noi non riusciamo mai a trovare un punto di medietà. Vi faccio un esempio che secondo me ci aiuta a capire sia i rischi sia l'utilità delle cose, è la diga di Venezia, il MOSE, no? È stata probabilmente la più grande fonte di corruzione dell'Italia dei primi anni 2000, con dentro Galan, con dentro tutta la giunta del centrodestra, se li sono portati via tutti. Era una porcata dal punto di vista della corruzione incredibile. È una delle opere più preziose per l'Italia che siano mai state fatte negli ultimi vent'anni. Quindi grazie a Dio che l'abbiamo fatta. Allora, si può trovare, si deve trovare un sano punto di mediazione tra la catena a tutto e l'accelerata senza controlli. Io capisco perfettamente, perfettamente le perplessità del presidente Busia su alcune cose, per esempio sulla catena dei subappalti, questo lo capisco, però ricordo anche per esempio sul il limite a 5 milioni e 3
è, come lei sa, un limite europeo. Quindi l'idea che noi non possiamo stare a uno standard europeo è fortemente preoccupante. Esistono, e arrivo alla fine. C'è ragione su questo, Gaspari. Esiste la Procura della Repubblica, esiste la magistratura, esistono i controlli successivi. Dico, la Corte dei Conti, proviamo a far funzionare una cosa un po' più velocemente del solito e vediamo come funziona. Detto questo, rispettando completamente la posizione dell'anticorruzione. Ci mancherebbe altro, perché non riusciamo a funzionare, è un po' come i rave, no? In un paese normale i rave arriva il prefetto e manda tutti a casa. Noi non riusciamo a funzionare le cose, ci inventiamo la legge per i rave. Poi appunto la corruzione dilaga, ci inventiamo l'anticorruzione, cioè, perché in Italia le procedure normali non funzionano. Pensiamo sempre, specialmente la politica, che ha bisogno di intestarsi delle bandierine, dei bollini, che conviene innovare. Ilaria e Laura, i giornali scrivono. Allora, io credo che si sia intervenuto, Mirta, e ha fatto bene il ministro Salvini, su un tema sul quale bisognava in maniera veloce intervenire, che è le procedure assurde, lontane da quanto previsto dall'Europa e dal resto del mondo, mi sentirei di dire, diciamo, più democratico, per quanto riguarda gli appalti. È una paralisi intollerabile che ci costa miliardi e che blocca lavori e blocca anche la possibilità di dare lavoro alla gente in un momento di recessione totale. Quindi era necessario intervenire. Detto questo, io trovo un po' strano il segnale che si dà, nel quale è necessario una deregulation, si fa, ma al contempo, oltre alla deregulation, si depotenziano gli strumenti per la trasparenza e la responsabilizzazione degli amministratori locali. Cioè, io ti do maggior potere, ma devo assolutamente essere in grado di responsabilizzarti anche rispetto alle tue colpe eventuali per aver dato agli amici degli amici nel momento in cui ti lascio le mani libere. Quindi io non so se è necessario o no un'ennesima authority. Io immagino che se c'è un'authority è perché questa debba snellire e rendere più trasparenti le cose, dire, non Busia, debba essere l'ennesimo peso quelli che su un mondo che ha già pesi assurdi rispetto al resto dell'Europa. Però se io libero le mani per dare le assegnazioni, devo essere in grado di punirti di più se tu fai il furbo. Non so come dire, Mirta, cioè devo compensare la tua libertà con il fatto che io possa avere dei poteri di controllo e di responsabilizzazione di questa libertà. Allora, altrimenti in un paese come il nostro, che non è la Germania, scusate, non possiamo permetterci. Infatti in Germania si possono costruire le case semplicemente con un'autocertificazione. Lo potremmo fare qua, di costruire le case con un'autocertificazione? Perché passiamo dal super bonus con le imprese fantasmi a, come dice Busia, gli appalti dato al cugino. Laura, ti faccio sentire una cosa che ha detto Bersani. Questo, perché il cugino, arrivo. La cultura del sospetto, è proprio una brutta frase. Allora, arrivo, però Bersani, voglio ricordarvi che Bersani è un signore che a sinistra... Non è una cultura del sospetto, è quello che verifichiamo costantemente. Ma dove? Ma ora sembra che l'Italia sia veramente il paese dei delinquenti. Beh, francamente, abbiamo aperto sul superbonus, immagine, hanno fatto 5 miliardi di tutto. Scusa, lei lette Laura le classifiche sulla corruzione e sull'evasione? E su quello che è successo? Anche perché le ultime norme che ci lasciavano mano libera, sembra che vivi in un altro paese. Parliamo una volta. Prima perché Laura ancora non ha parlato, secondo perché dato che soffro anch'io di mal di gola, sento che Ilaria stamattina non deve urlare e le voglio stare vicina, perché solito io urlo anche quando non posso, per colpa vostra, caro Gasparri. Allora, adesso sento Laura. E poi sentiamo Bersani, do la parola a Musia. Cioè, sinceramente, anche mettere sempre l'accento sulla corruzione all'italiana, non siamo la Germania, non siamo la Svezia, ma... non è un bel modo di rappresentare però un po' di cose strane capitano nel nostro paese. Ma figurati se nego che in Italia ci siano dei problemi, soprattutto in alcune aree del paese, questo purtroppo va detto senza alcuna forma di reticenza. Però dire che sotto 150.000 euro vanno, sì, va sicuramente al cugino o all'amico, vuol dire proprio svalutare anche la classe dirigente, la classe politica. Come non se ho non detto lo questo. No, non sto parlando di te, Ilaria, sto commentando il presidente dell'ANAC, Busia,
Lucia, che ha detto che sotto 150.000 euro sicuramente vanno al cugino, al parente, all'amico del sindaco o dell'amministratore o chi per lui, e poi ha anche detto che non vuole far polemica. Viva Dio, se la voleva fare che faceva allora, mi chiedo. Detto questo, l'ANAC è... sì, in parte ha ragione Gasparri, l'onorevole Gasparri, quando dice sì, che però che cosa ha prodotto? Quali sono i risultati che ha prodotto? Perché in Italia c'è una proliferazione, come dicevi anche tu Mirta, di commissioni d'inchiesta speciali in Parlamento, authority. Ma non sappiamo bene cosa fare. Facciamo la commissione d'inchiesta o l'ennesima authority nominata, vorrei ricordare, perché in Italia le authority non sono indipendenti, ma sono comunque nominate con decreto del Presidente della Repubblica, previa votazione in Parlamento. I membri vengono... vorrei anche dire questo. Allora, c'è sempre lo zampino della politica, un pochino anch'io a fare polemica, come allora, se proprio vogliamo, cioè nel senso, qua di autorità indipendente non c'è nessuno, quindi come dire, non dice che non vuole far polemica politica, però purtroppo la politica in Italia entra anche nelle autorità, entra ovunque, quindi inevitabilmente si fa polemica politica, perché vorrei dire questo, ANAC non è un ente indipendente, allora, è un autorità comunque. Allora, faccio rispondere naturalmente, politica. Perché sono parecchie cose a cui vorrà rispondere, però le faccio sentire anche, anche Bersani, perché Bersani, volevo dire, non è un signore ideologico, tritariucciuto, è il signore che da ministro fece le lenzuolate, le liberalizzazioni, e su questa... in semplificazione, diciamola così, del codice degli appalti, ha detto cose molto precise. Sentiamolo. Senza subappalti a gogo, nell'esecuzione, noi siamo nella media europea. Prego verificare. Non raccontiamoci che gli asini volano. Qui si vuol deregolare non per l'efficienza. Ma per? Perché cosa? Perché lo chiede l'Europa? Perché c'è una destra, cioè non concepisce che l'ultimo del subappalto abbia gli stessi diritti della capofila. No, non ho capito. Allora, naturalmente il tema del subappalto è un altro tema gigantesco, purtroppo lo tocco con mano quando poi entriamo dentro i problemi, c'è sempre qualcosa che ha a che fare col subappalto. In più, ha ragione Laura Tercio quando dice non criminalizziamo tutti gli italiani, però voglio ricordarvi da napoletana che siamo il paese di Casamicciola. Io ci sono stata a Ischia dopo che tutto è crollato. Avevano costruito ovunque, distrutto tutto. Come è stato possibile sotto gli occhi degli amministratori? Me lo sono chiesto. L'ANAC dov'era? Busia, c'è sempre di mezzo lei qua, ce l'hanno con lei, prego. No, però... Ma che deve fare? Un convegno? Che non c'era neanche quando grazie. È successo allora, a Casamicciola negli anni. Alcuni... No, è successo dove si fa? Casamicciola, non è successo negli anni. Posso facciamo parlare Busia. Allora, no, Casamicciola è un tema creato ho 40 anni tutto. Fa con le costruzioni. Allora, signori, facciamo parlare anche Busia, vi prego. È successo Casamicciola. Prego, Busia. Allora, ricordo solo che l'ANAC è stata istituita per rispettare alcune convenzioni internazionali, alcune e ce lo richiedono i trattati internazionali. La corruzione produce danni amplissimi. Le persone di tutti i colori politici, sempre, e tutti i cittadini dovrebbero capire che i costi altissimi che la corruzione produce sono meno ospedali, meno strade, meno possibilità di sviluppo e... Quando c'è la corruzione il paese cresce meno. Cosa facciamo e cosa cerchiamo di far risparmiare all'Italia? Nel momento in cui si riduce la corruzione questo accade, ma noi facciamo tante altre cose. Non siamo, perché le procure fanno il loro mestiere che è diverso dal nostro, e noi non cerchiamo i reati, preveniamo e creiamo regole per fare buona amministrazione, per spendere bene i soldi. Faccio solo due esempi. Quando noi individuiamo i prezzi di riferimento, come li abbiamo visti per i farmaci, per alcuni dispositivi medici, e indichiamo alle stazioni appaltanti qual è il costo giusto da spendere, si spendono e si risparmiano milioni di euro. Sono dati certificati, potete guardare le relazioni sul nostro sito. Quando noi affianchiamo le stazioni appaltanti, che non riescono, perché non hanno risorse, a fare le gare, e le aiutiamo e guardiamo le gare, facciamo risparmiare tempo, creiamo spesa utile e creiamo efficienza dell'amministrazione. La prevenzione della corruzione, per come la intendiamo noi, per come lavoriamo noi ogni giorno, è innanzitutto buona amministrazione, è innanzitutto amministrazione efficiente e anche veloce. Ed è quello che noi facciamo ogni giorno lavorando ogni giorno. Se e potete chiederlo, bene, lei ma mi sta dicendo che ha paura a coloro dei i quali ce lo chiedono e stipulano, protocolli di intesa con noi. La sua descrizione, Presidente, io capisco che chi ha paura dei controlli vuol dire che ha qualcosa da nascondere, perché invece un'amministrazione sana ha
tutto l'interesse ad avere, essere affiancata dall'ANAC per avere qualcuno che le aiuta a portare a termine le procedure nel modo migliore. Presidente, nell'intervento precedente, diciamo, la cosa è che moltissime amministrazioni ce lo chiedono e sono soddisfatte dell'affiancamento che noi facciamo. Ma voglio dire un'altra cosa, quando parlare di appalti pubblici e parlare solo di criminalità è sbagliato e noi non lo facciamo. Io quando parlo di appalti pubblici parlo di sviluppo e di crescita, parlo di premiare le imprese migliori, e i rilievi che ho fatto non sono rilievi politici, è giusto che chi ha responsabilità politiche si interroghi e dibatta su un codice così importante come questo, ma io non entro in questo dibattito. Quello che io ho detto è che se si vogliono premiare le imprese migliori, si deve dire alle imprese che un'amministrazione sta bandendo una gara, perché così si incentivano i giovani imprenditori a lavorare su questo. E ultimo elemento, per far funzionare questo codice dobbiamo investire sull'amministrazione, dobbiamo rafforzare l'amministrazione assumendo giovani bravi che sappiano fare le gare, altrimenti qualunque codice, anche il migliore del mondo, non funzionerà. Al volo, però, che devo arrivare a questo momento, abbiamo il PNRR, voglio. Il Presidente aveva nell'intervento precedente detto, in sostanza, e anche altri lo dicono, si sposta una visione emergenziale nella legislazione ordinaria, ma io quello che dico è, guardate che noi siamo in emergenza, cioè l'Italia ha un'emergenza di sviluppo da 20 anni almeno, ha una incapacità che poi è uscita fuori nel PNRR, di cosa qual è il punto debole del PNRR? Allora, mi porti dove voglio andare. La sua paralisi nella capacità di spesa. E quindi questo è proprio il punto, noi siamo in emergenza, virare e quindi sul PNRR. Può succedere che applichiamo un sistema emergenziale a un ordinario che purtroppo, Presidente, come lei sa meglio di me, non c'è. Allora, ti fermo perché voglio virare su questo, nel senso che il scontro politico in questo momento è altissimo, però su temi molto concreti, perché appunto c'è il codice degli appalti, ma c'è anche il ritardo che ha denunciato lo stesso Fitto sul PNRR e persino la questione del superbonus che, come sapete, è esplosa. Guardate. Sul PNRR il comportamento del governo è inaccettabile. Chiediamo una discussione urgente in Parlamento e un aggiornamento costante su quello che questo governo sta facendo. Opposizioni all'attacco dopo le parole di Fitto sui ritardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il compito del governo era di mettersi subito su questi, invece che magari occuparsi di REVO, oppure, come ha voluto fare il ministro Fitto, di rifare tutta la governance. Quello che chiediamo è che la Meloni venga subito in Parlamento e ci dica perché solo il 6% dei fondi sono stati spesi. Dibattito surreale, replica lo stesso Fitto da Bruxelles, provando a gettare acqua sul fuoco. Quando è stato scritto il PNRR, forse alcuni obiettivi erano un po' ambiziosi, forse alcuni erano sbagliati, vedremo, ma intanto stiamo trattando punto su punto e porteremo a casa il miglior risultato possibile. Fino a questo momento mai l'Unione Europea aveva bloccato il pagamento della tranche. Ma quello del PNRR non è l'unico terreno di scontro, pioggia di critiche sulla riforma del codice degli appalti, quindi il PD che sabato sarà in piazza con la CGIL. Affidare quasi il 100% dei lavori senza procedure di gara è qualcosa di grave, è grave sotto molti profili. La differenza di impostazione è che noi ci fidiamo degli amministratori locali, dei sindaci. La Lega esulta, ma sul piede di guerra ci sono anche ANAC, ANCE, oltre che CGL e UIL. Gli affidamenti senza gara aprono le porte agli illeciti tra le principali critiche. Purtroppo qualche mariolo c'è. Allora, chi oggi polemizza, ma che è parte attiva di tutto questo processo, collabori per beccare il mariolo. E poi c'è la questione superbonus, con il Movimento 5 Stelle sulle barricate e il governo che ieri ha posto la questione di fiducia sul decreto. Il decreto è un decreto scellerato, lo contrasteremo in tutti i modi. I crediti incagliati non sono comparsi come dei funghi stanotte, sono frutto di una normativa completamente sbagliata. Il Movimento 5 Stelle promette battaglia. Che paura, ho i brividi. Allora, eccoci qua. Mi sembra che la polemica è bella alta, Gasparri, che dice? Anche perché se Fitto dice che siamo in ritardo. Allora, noi abbiamo un intervento straordinario. C'era Draghi che era così bravo col PNRR. Abbiamo mandato allora, a casa. Io non voglio manco fare la classifica dei buoni e dei cattivi. Se legge i giornali oggi diranno alcuni è stato Draghi l'impostazione. L'Europa ha fatto bene
anche su richiesta italiana, anche su richiesta del PPE, a suo tempo Tajani, che era impegnato nel Parlamento europeo in quella fase, Berlusconi, che era parlamentare europeo, hanno fatto parte del coro che ha richiesto interventi economici post-Covid adeguati. Dopodiché, di fronte a una iniezione di risorse così rilevante, alla fine dovrebbero essere 200 e rotti miliardi, alcuni a fondo perduto, alcuni da restituire, è ovvio che, come posso dire, gli apparati amministrativi non sempre sono in grado di garantire dei tempi. Quindi secondo me non è assolutamente un dramma se alcune cose si devono fare entro il giorno tale. Stiamo parlando prima della rapidità. Noi passiamo dalle opere pubbliche che durano una vita, cioè, ma dice entro il mese 10 aprile bisogna spendere 60 miliardi. Ci sarà una via di mezzo. Il 6%, 191 miliardi. Perché lei sa come funziona, il progetto arriva a valle, poi il comune, come ha detto anche prima Busia, a volte non è personale, non è quasi. Io che giro l'Italia, a volte c'è un piccolo comune che non c'è il burocrate, l'amministrativo efficiente, perché hanno 50 non si dipendenti. Deve preoccupare la Meloni, la presidente. Bisogna preoccuparsi molto, cioè... bisogna preoccuparsi di due cose. Primo, i termini temporali. Se c'è un problema di termini, non si devono rinviare alle calende greche le cose, ma può darsi che un termine di qualche mese. Secondo, il PNRR prevede assunzioni nella pubblica amministrazione centrale e sui territori per avere più gente in grado di gestire questi processi. Se tutto questo si può fare entro la data X, bene. Se serve un breve rinvio, non credo che questo non sia anche in altri paesi europei un problema, anche perché, e concludo, noi parliamo dell'Italia e dei ritardi. Lei si faccia una mappatura di quello che succede. No, la Francia c'ha una rivoluzione, la Germania c'è il blocco dei trasporti. Però è diverso, mi perdoni. Diceva prima con Fredo Buccini che l'Italia ha un ritardo di sviluppo clamoroso. Io me lo ricordo quando Conte andò in Europa e ci venne a dire abbiamo preso più soldi di tutti perché l'Italia ha più bisogno di qualunque altro paese. Per noi il PNRR è il nuovo piano Marshall. Ripartiremo dal PNRR. E la sai qual è la trappola? La deadline, cioè la scadenza, che quei fondi vanno purtroppo spesi in quella scadenza, se no vanno persi. Ora, come dice Gaspari, sì, il rinvio di un mese ci può stare ed è vero che l'ha chiesto anche la Germania, efficientissima la Germania, e il Lussemburgo. L'hanno chiesto anche loro che appunto nella narrazione mainstream vengono definiti come i paesi, no, perfetti. Anche loro hanno chiesto dei rinvii. Il punto non è il rinvio, è la mancanza di personale adeguato, il caro energia. Cioè io quando ho intervistato dei sindaci mi hanno detto il problema dei cantieri che non partono e che, o anche quelli legati al PNRR, le materie prime, il costo delle materie prime, questo sto dicendo, l'energia, intendo il costo dell'energia ricaduta su tutte le materie prime, è chiaro, ormai lo sappiamo. Allora, facciamo una cosa, quindi è chiaro che c'è anche, ci sono varie problematiche che toccano la memoria, tutto il mondo, tutta l'Europa, però, la trappola pensaci, è quella, è sul la PNRR, sì, di qua e di là c'era, diciamo, il trappolone. Non è proprio tutto rose e fiori. Celebriamo qui, insieme all'approvazione del PNRR, l'alba della ripresa dell'economia italiana. Quando è stato scritto questo PNRR era un'altra epoca geologica fa. Recuperare le risorse di quei progetti che sono all'interno del PNRR. PNRR, un piano assolutamente debole. È utile tenerlo così? O riflettiamo se è utile tutti insieme provare a cambiare qualcosa? Piano nazionale di ripresa e resilienza, grandissima occasione. Che mostra tutte le sue lacune, pochi gli investimenti sul Made in Italy. PNRR stiamo lavorando, ci sono dei progetti, diciamo, approvati dalla Commissione Europea. Il Next Generation EU ha rappresentato una prima risposta. Avere la necessità, l'obbligo di cogliere quei segnali. Ma oggi è evidente a tutti che non è più sufficiente. Sulla sostenibilità ambientale, sull'attuazione del PNRR. Non abbiamo mai detto che il PNRR andasse riscritto. Quei soldi che io ho ottenuto in Europa per il nostro piano di ripresa e di resilienza. Il PNRR ovviamente ha bisogno di un tagliando. Già, Ilaria, ho già le idee confuse, avevo capito che le aveva ottenuti Conte i soldi, invece Berlusconi li ha ottenuti. Il Partito Popolare Europeo, di cui Berlusconi è esponente, ha avuto un ruolo importante nel fare il PNRR. Tanti padri. Con la von der Leyen. Tanti padri questo PNRR. Efficace, sì, che non ha molti padri. Allora, facciamo parlare un attimo, Ilaria, poi torno da te. Ilaria. Allora, Mirta, io credo che sia un po' lunare
negare il ritardo che abbiamo, che piaccia o no, è un ritardo non paragonabile a quello della Germania, né tantomeno a quello di altri paesi. Il nostro è un ritardo che nasce a monte, già da qua, che ha ereditato anche il governo Draghi, no? Ci ricordiamo tutto il 2021 cosa è stato, no? Un racconto di progetti che erano stati presentati e neanche sviluppati, scritti un po' alla bene in meglio per cercare di farci affidare, per carità, con le migliori intenzioni, i fondi europei per la ripartenza. Detto questo, Draghi ha avuto infinite difficoltà per varare, per decodificare, rendere presentabili, come chiedeva l'Europa, quei piani che erano stati presentati un po' così arraffazzonati, e ci dicevano gli osservatori, così come Draghi, che non c'era la possibilità di riscrivere e di ripresentare nuovi progetti, perché li avrebbero o bocciati o ci avrebbero considerato non nei tempi, perché il tema del tempo, esatto, è un tema fondante di questi nostri problemi di adesso. Cosa succede? Che dire adesso col governo Meloni, al quale non mi sento di attribuire la responsabilità ulteriore di questi ritardi, perché insomma eredita una serie di ritardi a monte e quindi a cascata anche adesso, poi ci sono anche tante divisioni che non aiutano, diciamo, quando bisogna decidere di varare alcune decisioni che, come fondamentali, sempre è la dura realtà. Dire però che non è vero anche che ci sono questi ritardi è sbagliato e falso. La Meloni ogni volta si deve confrontare con la realtà di una difficoltà rara, diciamo la verità. No, c'è un'immagine secondo me molto efficace che ha tirato interna fuori ed esterna. Un senatore verso il quale peraltro non ho nessuna simpatia politica, che è Alberto Bagnai, che ha detto, dice, è come se su un terreno su cui non piove da anni e quindi si è totalmente solidificato, arrivi una bomba d'acqua. Sì. Allora, quella bomba d'acqua non riesce a irrigare veramente quel terreno perché scorre via. Detto questo, quindi noi sapevamo che nei comuni c'è una difficoltà progettuale che dura da sempre, l'abbiamo sempre controllato. Abbiamo riscoperto l'acqua calda. L'abbiamo sempre vista. Detto questo, non è neanche serio il paragone tra quello che ha fatto il governo Draghi e quello che fa questo, perché oggettivamente la fase della scrittura, diciamo, del contesto è ben diversa ed è, come dire, un po' più rapida, sì, della messa a spesa, allora, dei, scusate, soldi. Quindi in tutto questo, non si può fare politica, questo confronto, non esiste. La ormai travolge tutto. Perché per esempio, mi ha molto colpito ieri, lo dico a Gaspari, c'era qui Furio Colombo, che uno dei grandi motivi di polemica è stato il fatto che la nostra Premier, insieme peraltro al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato, è andata a inaugurare, a fare gli auguri all'aeronautica militare per i 100 anni. Che succede? Che poi arriva a Piazza del Popolo e viene Osannata dai bambini. Doveva picchiare i bambini, che doveva? Che marisce? Apriti cielo, gratuito, hanno detto, allora, l'istituto, aspetta un attimo, non l'avevo vista questa immagine, l'istituto luce, l'istituto il luce. Servilismo di alcuni dirigenti scolastici non però, è colpa, scusi, della Meloni, allora, cioè, allora, due, e quindi se quelli sono servili non è colpa di Giorgia Meloni. Che succede? Che io indago e dico, ma chi c'era esattamente a questa cerimonia? E vedo che c'era il Presidente della Repubblica e il Presidente del Senato vicino alla Meloni, quel giorno lì, vestita come vestita, vedete che sono quelle immagini lì. Allora, mi dico, io il cellulare del Presidente della Repubblica non ce l'ho, ho quello della russa. Quindi ho chiesto ai miei autori di telefonare dal mio cellulare alla russa. Pare che ci sia il presidente della russa, è vero? Pronto? Voce inconfondibile, la russa! Buongiorno Mirta, come sta? Bene, lei? Tutto bene, mi hanno detto dalla regia di cosa si tratta. Ho acceso la televisione, ho visto gli ultimi 3 minuti, ho visto che c'è Gasparri in trasmissione, sì, ho capito cos'è il motivo della telefonata e ho detto sì, perché per una volta ho il ruolo di testimone oculare, o per la verità non ce ne sarebbe bisogno, perché solo Repubblica può immaginare che Giorgia organizzi dei bambini per devo fare dirle gli che anche i social, presidente, un profluvio di critiche. Vabbè, i social vengono dopo, i social non per me social. Non conta, conta
Giorgia che è tutto nei sai, ma solo Repubblica. Perché si vede che non conoscono Giorgia prima di tutto e non girano mai quando non ci cioè, sono. Perché avete chiamato delle scuole in Piazza del Popolo, che è successo? No, adesso le dico perché sono testimone oculare. Prima di tutto sono testimone oculare perché con Giorgia giro anche quando non ci sono i giornalisti, quando non c'è motivo ufficiale. La chiamano sempre. Che 95 volte su 100 è così. Ma questo è generico, potrebbe essere vero o non le vero. Le altre 5 sono comunisti, Presidente. Certo. Le altre 5 sono comunisti. Sono comunisti, non me lo immaginavo. Ma comunisti prevenuti, perché gli altri la invidiano. I comunisti non prevenuti dicono magari forse dei no. Vediamo la notizia, com'è andata? Come succede allora, questa acclamazione con scuole, bandiere italiane? Come viene organizzata? Allora, noi eravamo sulla terrazza del Pincio. Come avete fatto vedere nell'immagine. Dopodiché Giorgia aveva un appuntamento. Chi conosce Patrizia Scurti, che è la comandante di Giorgia, quella che è decisa, gli diceva dobbiamo andare, mentre invece il comandante dell'aeronautica e gli altri gli dicevano ma perché non prova a fare un salto giù in Piazza del Popolo, è vicinissimo, 10 minuti, e lei diceva non posso, c'ho gli impegni. E Patrizia assolutamente, dobbiamo andare, alla fine hanno convinto, ha detto. Quindi costretta a scendere a Piazza del Popolo, dei generali non può essere preparata, convinta, dice lei. Invitata. Costretta no, convinta, il termine giusto. Convinta a scendere, ma c'è bisogno davvero di portare questa prova provata, che potrebbe essere testimoniata dai comandanti delle forze armate, non solo dalla russa, per dire che Repubblica ancora una volta ha perso l'occasione per fare una cantonata terribile. Preparate i bambini, adesso in studio ho sentito è colpa dei professori. Ma mai visto dei bambini che obbediscono così ai professori? Ma no, chi ha detto colpa ai professori? Li hanno indottrinati i bambini. Siano andati di corsa per fatti loro. Questo, se permette, Presidente, ne dubito. Quindi penso che siano stati messi lì dagli istituti scolastici. La Meloni non c'entra niente. Pensare che siano andati in corteo con le bandierine è un po' infantile, Presidente. I bambini deve sapere, Presidente, questi grandi TikToker, ma vogliamo far ridere. Ma Meloni non doveva andare, non potevano esserci bambini. Ma c'è, quindi c'è stato un corteo spontaneo dei bambini dalle scuole. Bambini di 6 anni, ha ragione la Russia, ha ragione, bravo. Giusto. Posso associarmi al Presidente? Mi saluto, voglio dire che... Presidente La Russa, sono Gasparri, volevo dire una cosa. Il contrario di questa versione veritiera che lei ha detto sarebbe immaginare che i bambini vengono prelevati alle scuole, privati della merendina, trasportati coi pullman a Piazza del Popolo, muniti di bandierine e iscritti a loggiare la Meloni. Allora, facciamo una cosa, devo andare in pubblicità. Presidente, mi dica una cosa, la domanda importante da fare. Quando viene a trovarmi in studio? Prima o poi verrò, lei lo sa che sto... Questa è già un'eccezione, avranno dato... Mi chiama data. Andiamo in pubblicità, che succede? Buccini, che c'è? Subito dopo. Va bene, grazie Presidente. Che mi succede, Buccini e Gasparri? Non vi ho capito. Posso parlare un secondo? Grazie Presidente. Gasparri, no, volevo prima dire una cosa. Che cosa succede? Ti si fatto arrabbiare? Ti ho fatto respirare Gasparri? No, stavo dicendo una cosa, il Presidente della Russia. La Russia? È possibile, visto che manca. Eccomi, che dice? Io sono stato disponibile come sempre con Birk. Volevo dire che è veramente triste vedere delle persone che di fronte a un motivo di solidarietà, soddisfazione, giubilo dei bambini, chiamatelo come volete, hanno bisogno di dire A, se li è preparati lei, B, no, non se li è preparati, li hanno preparati i professori, ma sarà stata un'occasione eccezionale. Guardate che gli italiani in questo momento hanno per la grande maggioranza un senso di affetto verso la Meloni. Fatevene una ragione. Buongiorno a tutti. Immaginare che quella è una scena spontanea. Ma sì, no. Immaginare in qualche parte del mondo che quella è una scena spontanea. Ma allora, siete ma cosa dite? Devo andare. Tanto non c'entra niente. Mirta,
Guarda, Buccini, voglio dire che era già successo non è 4 mesi fa l'arrivo della patria. Ho capito benissimo, non è credibile che dei bambini escono di casa la mattina e fanno un corteo a Piazza del Popolo. Ma siete mai? Scusateci, pubblicità e basta dire queste stupidaggini. Mamma italiano. Due mani quanti dita hanno? Allora, questo sembra confermare l'ipotesi di Gaspari, che confesso, i bambini quando vedono un famoso a prescindere... Al Senato ogni giorno vengono scolaresche. Pure lei l'applaudono. Dalle elementari al liceo. Quando uno di noi passa, eccetera, e stanno nel cortile, fanno la visita culturale accompagnati da assistenti parlamentari, a volte dice, ah, facciamoci una foto, perché è uno conosciuto. La cosa di allora la faccia di Buccini, che si immagina i bambini riempiti di sberle. Se non applaudi quando vedi Gasparri, guai a te. No, ragazzi, ma voglio dire, quelli comunque stavano a uno spazio dell'aeronautica organizzato. Andateci, è ancora aperto a Piazza del Popolo. Ci potete andare. Io applaudendo senza applaudire. È tutto vero, è tutto giusto. Vedere e lo riguarda come cioè, ha scritto Massimo. Adesso parla Buccini, poi parla Ilaria, che ha cercato di parlare mezz'ora fa, per cortesia. La cosa non riguarda affatto solo la Meloni, probabilmente non era consapevole, togliamo di maggiore. Ma che c'è di è un tic, male, fammi finire Laura per favore, c'è di è male? Un tic tipico di ogni leader italiano, la scena del bagno dei bambini è una cosa a cui sembra non riescono a sottrarre, e fa tanto Cina popolare e fa tanto Corea del Nord il caro leader, come fanno a non rendersi conto che è ridicola? Io non lo capisco, ma se non se ne rendono conto sono fatti esteticamente non va bene, non è organizzato nulla, un piccolissimo aneddoto. Quando ero piccola, avrò avuto 4 anni, il presidente del consiglio era Spadolini e venne a Cecina, io sono di Cecina, provincia di Livorno, Spadolini in Toscano, c'era la villa nei pressi a Castiglioncello, lui venne, mia mamma mi disse guarda il presidente, avevo 4 anni e mi abbracciava, cioè capito, si fanno queste Spadolini. Cose, Spadolini, cioè, che mia si affacciò col tricolore, ragazzi, Spadolini. Quando Tardelli ha segnato, Spadolini si affacciò col tricolore, cioè, da Palazzo Chigi, io non ci vedo niente di male nei bambini che applaudono il presidente del consiglio. Allora scusatemi, devo sentire Ilaria. Ilaria, che ne pensi? Tra l'altro da mamma, che tu i bambini più o meno piccoli al contrario di me ancora ce li hai, quindi insomma applaudirebbero come dei matti se vedessero la premia dei tuoi bimbi? Sono ancora nel tunnel totale. No, i miei bimbi sono molto affascinati da tutti gli sportivi e conoscono pochi politici, confesso. Beh, è una mia applaudo parte... il padre di solito, il bimbo di Ilaria. Di 4 maschi, diciamo che interessati un pochino alla politica, ce n'abbiamo uno. Però ancora l'età li giustifica. Detto questo, il bagno di folla con bambini, se ricordate, era già stato documentato 4 mesi fa quando Giorgia Meloni andò all'altare della patria e ci fu, nonostante la pioggia, un bagno di foglia dove l'acclamarono tanto quanto 2 giorni fa sotto l'altare della patria. Come abbiamo visto nel puntualissimo servizio che hai appena mandato in onda, Mirta, sto bagno di folla con i bambini nessun politico ha rinunciato a farlo e a volte, a seconda del momento politico, ci sono state polemiche o meno. Io credo che ci sia veramente un'attrazione verso il famoso, anche quando non lo conoscono, se dice a un bambino così, perfetto, che uno è famoso, perfetto, ovviamente il bambino si esalta, tanto più se gli dici che è il presidente del consiglio, cioè il capo della nazione dal punto di vista amministrativo. Capo dell'Italia. Insomma, scusatemi, devo chiedere una cosa all'aria invece. Perché non ci stupiamo se Mattarella viene amato così tanto dai bambini o acclamato dai bambini, così come succedeva a Pertini, eccetera. Allora, Ilaria, scusami, io quindi però... da quel punto di vista, Goffredo, capisco che l'immagine fa un po' istituto anche. Luce, però da quel punto di vista io tendo a pensare che ci sia più una... esattamente il punto degli adulti a dire guarda c'è il pubblicità, famoso, fai sentire il tuo giudizio, ma senza imposizioni, devo chiudere, e i bambini troppo indisciplinati, devo andare in pubblicità, è arrivato Massimo Giannini, praticamente lo aspetto da mesi, stavo invecchiando Giannini aspettandoti, guarda, c'ho le rughe.
rughe, Giannini. Aspettando però invece devo parlarvi di una cosa un attimo molto importante. Poco tempo, ma importantissima. Ilaria, dall'inizio della puntata, ha un numero sulla giacca. 45593. Perché è testimonial di Oxfam. Ci vediamo ogni anno per questa cosa, Ilaria Dio. Perché? Perché Oxfam, che fa cose egregie, oggi si sta occupando di un problema enorme che sottovalutiamo. Spiega tu, Ilaria. Praticamente tra le tante emergenze nel mondo ce n'è una che è veramente irrinviabile, che è quella dell'acqua. Ti riassumo così, una persona su quattro, Mirta, e non sono tra quelle che conosciamo più da vicino, non ha accesso all'acqua potabile sicura. E visto che si parla dei morti delle guerre, e ovviamente questo è un tema di cui ci occupiamo quotidianamente, bisogna occuparsi dei morti da tifo, colera e dissenteria, che sono molti, ma molti di più di quelli delle guerre, perché chi non ha accesso all'acqua potabile muore come mosche in quei paesi dove la fragilità dal punto di vista dell'assenza di cibo, di cure di immediatamente disponibili è enorme. E allora Oxfam è lì in Turchia anche, però, dove il terremoto ha creato un disagio enorme con tutte quelle migliaia, decine di migliaia di persone che non hanno più nulla e vivono veramente allora, senza, spieghiamo come senza fare i mezzi a donare, fondamentali. Ila. Poi sono ovviamente quei paesi dilaniati. Ed è facilissimo, guarda, io qua ho in mano una bustina. Con questa semplice bustina si possono rendere potabili 20 litri di acqua. Voi capite che donando 2 euro oppure da rete fissa 5 o 10 euro potete davvero rendere facile l'arrivo. Poi ci sono tanti mezzi, ovviamente si costruiscono pozzi, si porta l'acqua in tutti i modi possibili, ma poi ci sono i modi per rendere pulita l'acqua che non lo è, ed è facilmente con le bustine, con il kit. Allora, telefonino, il telefono una fisso autonomo da quel punto di vista. Digitate 45593. Oxfam da 80 anni si occupa di emergenze ed è leader nell'emergenza dell'acqua, quindi fatelo e fatelo facilmente. Grazie Mirta. Grazie 45593. Allora Giannini che è scappato, ne ha approfittato. Euro, no, 5, sta lì, lo vedo. Euro. Fate voi. Vado in pubblicità. Grazie Ilaria, torniamo. Grazie a tutti voi, ovviamente. Grazie. Torniamo subito con Giannini. Grazie. Mambo. Allora, eccoci qua, è entrato in studio Massimo Giannini, piacere di rivederti. Buongiorno Mirta. Vedo Adriana Bellini pronta con le ultime notizie, prego Adriana. Ciao Mirta, buongiorno. Allora c'è questa notizia di sicuro impatto, ovvero l'arresto in Russia, a Mosca, di uno dei corrispondenti del Wall Street Journal. Una notizia importante, accusato di spionaggio. I russi sostengono di averlo colto in flagrante. Dal quotidiano americano si esprime profonda preoccupazione, rischia fino a 20 anni di carcere, insomma sicuramente qualcosa da monitorare da molto, molto da vicino. E dalla Ucraina ci sono tante altre questioni che affronteremo nei nostri servizi. Poi c'è il Papa, l'ultimo bollettino medico parla di un moderato ottimismo, c'è cioè un'infezione polmonare, però insomma i medici dicono di essere abbastanza tranquilli. Poi ci sono le notizie più strettamente economiche italiane, il PNNR, e poi anche dei dati che sono stati forniti in queste ore per quanto riguarda l'economia nostra italiana, ma anche quella dell'Eurozona. Dunque tutto questo nel nostro TG a tra poco. Grazie Adriana. Allora Massimo, mi sono guardato l'agenda, perché sai quando vieni a sentire colpa di quanto tempo manchi. Porca, sei l'ultima volta che sei venuta, fare per espiare. Era il 15 novembre e allora mi sono andata a guardare il giornale, il tuo giornale. E chi se 15? Lo ricorda? Io non me lo ricordo. Te lo faccio più vedere. Vediamolo. Adesso poi ci torniamo, dicevamo, a questo tema, perché poi solo la capiamo un attimo meglio questa notizia, poi ci torniamo. Allora, le due cose che mi hanno colpito erano, i titoli di prima pagina erano Xi e Biden, il disgelo, e siamo reduci invece da un incontro con Putin che ci ha francamente molto impensieriti. Molto impensieriti. E poi sotto c'era un'altra cosa che mi aveva colpito, loro me l'hanno messa, però te la leggo io. Migranti, Mattarella ricuce con Macron. E parliamo dell'ultimo vertice europeo nel quale finalmente la Meloni e Macron si sono parlati e guardati negli occhi. Quindi è come se fosse... siamo sempre lì. Cioè, sono passati 4 mesi. Potevi prendere anche il giornale di 4 anni fa. Forse le cose non sarebbero poi cambiate così tanto. La novità, nel caso di specie, è ovviamente la guerra, purtroppo, che
quattro anni fa non c'era. Ma per il resto, se guardiamo alla politica italiana, tutti i dossier che attualmente infestano la scrivania di Giorgia Meloni sono quelli stessi che ci portiamo dietro, io direi, da dopo Tangentopoli. Non è cambiato praticamente nulla. Siamo ancora qui a ragionare di codice degli appalti, di lotta all'evasione fiscale, la burocrazia, il PNRR, che è solo un'evoluzione del grande tema della nostra incapacità di saper usare e spendere i fondi europei, che è un, ripeto, anche questa è una questione atavica per questo paese. Quindi devo dire che purtroppo cambiano i governi, cambiano le maggioranze, ma alla fine i problemi del paese sono tutti là. Questo lo trovo interessante, per proposito di cambiano i governi, una delle cose invece che dice questo governo, specie del tuo giornale, devo dire, è che la critica è feroce e che criticando questo governo in questo modo, l'ha detto in Parlamento, si critica l'Italia. È vero, sarà un momento molto difficile, quindi dovremmo essere tutti uniti, o questo è semplicemente il banale diritto di critica che noi giornalisti, diciamo, fa parte proprio del mestiere, del contratto? Direi che è proprio la fisiologia e la dialettica sociale, politica. Allora, è chiaro che i problemi del paese, proprio perché si protraggono da così tanto tempo, diventano sempre più complessi, i nodi sono sempre più difficili da sciogliere. E quindi è chiaro che Giorgia Meloni, tra l'altro, che arriva al governo senza nessuna esperienza di governo, di fatto in 5 anni ha portato il suo partito dal 4% al 30% quasi, brava, bravissima, miracolo. Però ovviamente è scesa nel fuoco della battaglia senza avere molti strumenti, con un governo mediocre, diciamolo la verità, anche non che quelli precedenti però fossero... Però questo è un po' il tema, no? No, cioè, c'è dubbio, sai però... cosa dicono sempre da me gli esponenti del centrodestra? Noi facciamo, dobbiamo fare gli esami del sangue 5 volte più degli altri, perché effettivamente di gente migliore al governo ce l'abbiamo. Sì, però quando è parliamo vero. Noi, guardano ogni virgola, ogni parola. Sì, sì, è vero, ma è giusto, perché la stessa cosa è accaduta, soprattutto quando l'ascesa al potere è così repentina. È accaduta la stessa cosa anche per i 5 Stelle. Non è che con i 5 Stelle siamo andati teneri, ma com'è giusto che sia, perché quando si affaccia sulla scena del potere una nuova classe dirigente che realisticamente non è molto attrezzata, è giusto che tu gli fai l'esame del DNA. Nel caso di specie, poi, se parliamo di questa destra, di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni, c'è una ragione in più, perché loro sono eredi di una tradizione politica. È inutile che ritiriamo fuori il fascismo, però senz'altro il movimento sociale italiano più che il fascismo. Quindi c'è anche una componente... Quindi per loro è importante pronunciare alcune parole, fare alcuni gesti. C'è anche una componente culturale e identitaria sulla quale è giusto indugiare quando loro, soprattutto, dimostrano di avere un imbarazzo, no? Dopodiché, appunto, c'è la gestione dei problemi ordinari e straordinari del paese rispetto ai quali... Senti, lei ha Massimo, sicuramente molta energia, ma la sua squadra di governo appare non all'altezza. Ti voglio chiedere una cosa, su cui abbiamo molto discusso in questo studio nelle settimane scorse. Tu hai titolato sul tuo giornale, dopo la strage di Cutro, strage di Stato. Sì. Un titolo molto forte, che è stato, come tu sai, molto criticato da esponenti di governo e non solo. Ma anche solo da Giorgia Meloni, perché esatto, quando faceva la conferenza stampa a Cutro e parlava dei titoli, alludeva ora, a quello. Da un lato io voglio dire subito che è stata usata in politica, perché appunto il famoso tweet che abbiamo ritrovato di Giorgia Meloni che accusava Renzi della stessa cosa, vuol dire che è una parola che avevano già sdoganato il dibattito politico. Però io ti chiedo una cosa, avendola seguita questa vicenda, anche l'ultima, minuto per minuto, come così Cutro, ma piuttosto che strage di Stato, non dovremmo dire strage di Stati? Perché davvero poi l'Italia è l'ultima catena di una quantità di indifferenze, anche come dire, proprio di canagliate, francamente, che fanno gli altri paesi. Allora, è importante precisare il senso di quel titolo, no? Perché, al contrario di quello che ha sostenuto anche Giorgia Meloni, quando lo ha contestato, anche in conferenza stampa, nel Consiglio dei Ministri che ha fatto in Calabria dopo la strage, qui nessuno sta pensando, dicendo o scrivendo, perché io l'ho spiegato il senso di quel titolo in un editoriale, che il governo, dalla Presidente del Consiglio in giù, o la Guardia Costiera o la Guardia di Finanza, abbiano scientemente, in quella maledetta notte, di fronte alla consapevolezza e alla certezza che più di 100 persone stavano annegando, deciso di non fare nulla. Stanno annegando, lasciamo che anneghino. Ma questo non l'ha detto nessuno, non lo ha scritto nessuno. Strage di Stato
fa riferimento a un... lo so che può apparire esagerato perché io non sono certo Pierpaolo Pasolini, ma ad uno scritto corsaro che quel grande intellettuale italiano pubblicò sul Corriere della Sera molti anni fa, quando scrisse per l'appunto: io so chi sono i responsabili delle stragi di Stato, e poi seguivano tutta una serie di altri fatti drammatici, di sangue e non di sangue, di quella stagione repubblicana nera. E lui concludeva dicendo: io so tutto questo, ma non ho le prove. Il senso era lo stesso, nessuno pensa che abbiano deciso di farli morire, ma è il clima che si respira in questo paese. Additare lo straniero come un nemico e arrivare a valle di un lungo racconto, di una lunga narrazione che è stata tutta impostata sul tema porti chiusi, blocchi navali, è finita la pacchia, aiutiamoli a casa loro. Alla fine è chiaro che determina un clima politico che spinge anche i decisori che in quei minuti devono assumere una scelta drammatica. Non gli uomini che sono in mare. Guarda, io ieri ho fatto vedere in diretta, purtroppo non è stato un salvataggio perché la persona era già morta, come la Guardia Costiera ha recuperato un corpo in mezzo agli scogli, una situazione di difficoltà in mare. Non c'è dubbio, però Mirta, è successo 2 settimane dopo la stessa cosa in acqua libica SAR, come si dice nel gergo, e la nostra Guardia di Finanza, che pure Guardia Costiera, scusami, che pure era informata, ha risposto: vabbè, sono problemi loro. Acqua libica SAR, facciano loro. La comunicazione è terminata con un bye bye. Allora, io non getto la croce addosso alla Guardia Costiera, però dico che un clima politico, purtroppo, spinge anche le persone migliori ad agire di conseguenza, e questo mi preoccupa. A proposito di clima politico, c'è un tema di rapporto tra Giorgia Meloni e la stampa. Un po' Giorgia Meloni è abituata a stare all'opposizione, è un po' una donna molto diretta, molto semplice nei modi. Fatto sta che ci sono stati 2 o 3 momenti abbastanza particolari nel rapporto con la stampa. Te li faccio vedere così tu mi dai la tua chiave di lettura. Vediamo. Cioè, vi chiedo, ma guardandovi negli occhi, se qualcuno di voi pensa che il governo italiano potesse salvare 60 persone e non lo ha fatto. Vi prego. Siamo qui, stiamo rispondendo alle domande da un quarto d'ora, andiamo avanti, che vi devo dire? Io ho un altro impegno. La Meloni scappa, la Meloni non va, la Meloni sparisce, la Meloni si disinteressa. Io leggo tutte le ricostruzioni che francamente mi sembrano abbastanza surreali. Scusate, non riesco a capire. Non riesco a capire. Guardi, è una vita che voi volete insegnarmi qualcosa. Sì, però c'è modo e modo di fare le domande. Perfetto, secondo voi no? Anche qui ho sentito dire, la Meloni tace su questa materia. Scusate. Sì, scusi, sono io che ho fatto confusione sul prima e sul dopo, ok. Ok, mi ricordo che in altre situazioni siete stati molto meno assertivi, mettiamola così. Ecco. Sì. Ma c'è una fine di questa cosa? Cioè, oppure quando se ne vanno tutti è finito? No, c'è una. Siete stati così coraggiosi in altre situazioni? Ma a cosa si riferisce? No, lo so io a cosa mi riferisco. Andiamo avanti, dai. Lo dico da Presidente del Consiglio dei Ministri e da iscritta all'Ordine dei Giornalisti. Guardo sempre con un occhio di favore a quella che è anche la mia professione. C'è un po' di accanimento. Di chi? Dei giornalisti con la Meloni. Allora, guarda, io ho massimo rispetto di Giorgia Meloni, che conosco da tanti anni. Abbiamo litigato, discusso, fatto pace, scambiamo messaggi. Ma questo infatti lo apprezzo molto. Però lei qua cosa manifesta, al di là di tutto? Quella sindrome, lei stessa l'ha definita, dell'underdog nel suo discorso sulla fiducia in Parlamento. Cioè quella che parte svantaggiata e alla fine sovverte i pronostici e ce la fa, no? Adesso lei è al governo del paese, ma si muove spesso, soprattutto nel rapporto con la stampa, quando capita che i giornalisti gli sono intorno, ci sono le conferenze stampa, come se fosse ancora all'opposizione, come se ogni volta dovesse dimostrare che c'è una cattiveria nei suoi confronti, perché loro sono quelli che sono usciti dalle fogne, scusami il termine, parliamo dell'ex Movimento Sociale Italiano. Deve avere un governa il paese, adesso devi uscire da quella logica lì. E purtroppo, per fortuna, questo caratterizza lei, che ha questo complesso, ma ha caratterizzato sempre tutti i potenti di questo e di altri paesi, devi rendere conto. I giornalisti fanno domande. Io parlo per il mio giornale.
Abbiamo sentito alcune battute che lei ha fatto in conferenza stampa. Cambia proprio il tuo ruolo, io lo vedo anch'io qui. Ha detto prima che con altri siete stati meno assertivi. Beh, lei si riferiva a una cosa specifica però. Sì, però... Ti ricordi la conferenza stampa di Draghi con l'applauso del giornalista? Non c'è dubbio, ma è penoso. Però a lui l'applaudite e a me mi fate le pulci? Ha ragione, ma io non voglio fare il... Quello fu strano. No, ma quello fu scandaloso, no? Strano. Solo in Italia può succedere una roba del genere, no? Però il nostro Ilario Lombardo ebbe una scena simile in una conferenza stampa con Mario Draghi, perché Ilario faceva domande sempre fastidiose e scomode, e ci fu un match anche con Draghi e con la sua portavoce di allora Paolo Ansuini, perché dava fastidio quel tipo di domande. A proposito di ex premier, per noi, per me, le cose non devono cambiare, dobbiamo trattare tutti allo stesso modo, ma tutti devono sentirsi in dovere di dare tutte le risposte che i giornalisti fanno. Se governi il paese, naturalmente devi dar conto. Questa è veramente una regola accountability basica, si chiama, accountability, come dicono quelli che sanno l'inglese. Basica della, no? Democrazia. Bene. Fate sentire a Massimo un altro ex premier, Conte, che ha detto una cosa sul PNRR, che vi ricordate, lui ha sempre detto io ho portato a casa 209 miliardi dall'Europa, il nostro piano Marshall. Sentitelo adesso. Quelli non sono soldi di Conte, non sono soldi di Draghi, non sono soldi di Meloni. Sono soldi di tutti i cittadini italiani. Non un euro deve essere sprecato. Questo ritardo era già stato accumulato con Draghi. Questo governo adesso fa finta di avere scoperto che siamo in ritardo. Noi l'abbiamo già denunciato, era abbastanza evidente, eravamo già preoccupati. Ma adesso io dico lavoriamo perché nessun euro venga sprecato. Il discorso che fa Conte è io, che ero il burattino nelle mani, vado in Europa e faccio dare dalla Merkel, ci ricordiamo ancora quel bicchiere con la Merkel, quell'incontro, tutti quei soldi, e come Draghi che è il migliore e poi la Meloni sprecano quei soldi. Sì, è consentita un'autocitazione, io ho fatto un podcast 2 giorni fa, intitolato "E venne il PNRR che al mercato mio padre comprò". Perché ho fatto questo riferimento alla famosa canzone di Branduardi? Perché adesso che sta avvenendo quello che purtroppo tutti immaginavamo, no? 209 miliardi in 6 anni, questo paese non è in grado di spenderli, ma non perché è cattivo Conte, è cattivo Draghi, è cattiva la Meloni, perché banalmente noi già ora da 30 anni sprechiamo il 60% dei fondi ordinari di coesione, noi non abbiamo capacità progettuale, non abbiamo grandi contractor che sono in grado di spargere sul territorio tutti i soldi delle grandi opere, abbiamo una burocrazia superfetata, e quindi, come ha detto un ministro nell'articolo... Meno male che c'è Salvini, che adesso ha semplificato. Sì, buonanotte. Come ha detto un ministro, scusami. Buonanotte. No, adesso ti rispondo anche su questo. Un ministro che non ha voluto essere citato nell'articolo di Alessandro Barbera di ieri, ha detto giustamente, se io fossi Giorgia Meloni, convocherei una conferenza stampa e direi, signori, purtroppo noi non siamo in grado di... No, ma non noi governo Meloni, noi paese. Sistema paese, non siamo in grado di spendere 209 miliardi. Allora, o l'Europa ci consente una lunga dilazione, o se no noi possiamo spenderne solo 100, se va bene. Questo dovrebbero fare. Bene, allora dico questo perché facevo riferimento a Branduardi, perché adesso scatta il solito inevitabile italiano scaricabarile. Giorgia Meloni e il suo governo dirà che è stata colpa di Draghi. Draghi legittimamente a sua volta dirà, ma noi abbiamo fatto tutto quel che dovevamo, è stato Conte. Conte a chi darà la colpa? E quindi appunto venne il cane che morse il gatto, poi arrivò il bastone che picchiò il cane e via andare. Questo purtroppo è un vezzo tutto italiano. Qual è però il problema su Conte? Su Conte? Perché lui adesso fa il figo e dice i soldi li ho portati io, adesso siete voi che non li sapete. Lui è stato bravo in Europa ad ottenere per l'Italia quasi il 40% dei contributi complessivi del Next Generation EU. Quindi gran risultato. Però è arrivato in Italia facendo finta di avere in mano una valigetta dove dentro c'erano 209 miliardi. Ecco qua, io ve li ho portati. Sono spendete. Tutti da conquistare. Non c'era questo. Niente là dentro, vorrei che fosse Senti, chiaro. Senti, parliamo un po' quindi dell'opposizione, va? Perché si è rianimata, è arrivata è una sempre donna così, giovane. Nei talk, quando si fa un ragionamento, si parla prima di tutti i disastri che poi si arriva al disastro dell'opposizione. No, ma in questo momento è giustissimo. Però adesso è disastro ancora? Elly Schlein. Ma allora, Elly Schlein, io ti posso dire... Io pensavo volevi dire che era rinata l'opposizione. No, non è rinato proprio niente. Elly Schlein, diciamo, ha vinto bene le primarie, ha due qualità fondamentali che in questo momento contano. Una è donna, il che non è
un fatto da poco in un paese come il nostro, avere la Presidente del Consiglio donna e la leader dell'opposizione donna, è una cosa magnifica. In più è giovane, ha una grande energia. Al prossimo giro dovremmo essere tutti uguali, diciamo, perché questo fatto pure di essere dubbio, però un panda per, è strano. Ma è vero, però abbiamo rotto è un passaggio soffitto. Storico. Ragione, abbiamo rotto il soffitto, esatto. Al prossimo giro ce la giochiamo. Esatto, auspico anche un direttore donna dei grandi giornali. Bravo. Quindi io se potessi lasciarlo nel futuro lo farei volentieri a una donna. Detto questo, Elly Schlein ancora deve dimostrare tutto. Quindi è una svolta anche lì, una rupture politico-culturale, importante, ha ridato energia al Partito Democratico, anche i sondaggi lo riflettono. Se non sbaglio, tu dicesti che non ha le competenze, secondo te? No, lei ha due problemi. Lei ha un problema, deve rafforzarsi dal punto di vista delle competenze, perché lei ha sicuramente una vasta esperienza sul fronte dei diritti civili e nel mondo dell'ambientalismo. Questo non le va riconosciuto, bravissima. Forse su tutto il resto, diritti sociali, economia, mercato del lavoro, lì deve un po' rafforzarsi. E l'altro suo problema è la classe dirigente. E lì i primi segnali non sono buoni, perché la scelta sui capigruppo ha scontentato tutti. Nel frattempo, con lei che aveva vinto sulla base di un principio fondamentale dicendo basta cacicchi, mai più capibastone e capicorrente, per eleggere i suoi capigruppo è nata un'altra corrente. Allora siamo a 10 correnti nel PD. Come si chiamano gli ex ulivisti? No, il nome ho perso il conto. Neo-ulivisti. Perché c'erano anche i vecchi ulivisti, gli ex ulivisti, neo-ulivisti. Vabbè, sono 10 correnti nel PD. Dov'è il disastro? È plastico tra oggi e domani. Sabato e domenica si voterà in Friuli, giusto? Bene. Oggi Elly Schlein va in Friuli a fare la sua campagna elettorale. Giuseppe Conte ci va domani, perché non possono presentarsi uniti, non possono dare segni di unità. Quindi lui ci va domani, ma non va in piazza perché ha paura che poi scatta il confronto tra la piazza di Elly di oggi e la piazza di Giuseppi domani. Insomma, allora, con questa posizione dove volete andare? Mi hanno portato un'agenzia mentre parlavi, una nota, perché devi sapere che questa mattina ho aperto la puntata con Busia, l'anticorruzione. L'hanno cacciato. Lo voglio, bravo, ma vedi che è un ragazzo intuitivo. Allora, la Lega fa una nota in cui dice: frasi di Busia molto gravi, non può più guidare la ragazza. Mattina anche è stato molto duro. Gravi, inqualificabili e disinformate dichiarazioni del presidente Busia sul codice Salvini. Se parla così di migliaia di sindaci e pensa che siano tutti corrotti, non può più stare in quel ruolo. Non è prevenuto, non è neutrale e quindi non credibile. Ti ho risposto prima ancora che tu dessi la notizia, perché mi sembrava abbastanza scontato per come ragionano i nostri politici di questa maggioranza in particolare, no? Busia ha fatto... tu stesso prima, arriviamo a quel punto, come hai detto prima, buonanotte. Perché tu dici, questo paese è troppo bloccato, la burocrazia non funziona, i comuni, i poveretti, fanno una fatica del diavolo a spendere i soldi, a fare i progetti. Allora Salvini dice, perfetto, abbiamo un sistema, semplifichiamo, riduciamo i passaggi, un bel pezzo di appalti li diamo in maniera più semplice, più diciamo diretta. Allora, sono d'accordo, però quando tu arrivi a dire che il 98% dopo questa riforma del codice degli appalti, il 98% delle opere pubbliche si faranno senza gara, se uno fa il presidente dell'autority anticorruzione e antiriciclaggio, fa solo il suo mestiere se avverte che può esserci un pericolo, no? Perché noi dobbiamo purtroppo ricordarci che siamo in Italia e il tasso di rispetto della legalità nel nostro paese, purtroppo, siamo un paese meraviglioso per mille altre ragioni, è un po' più basso di quello degli altri paesi. Quindi anche su questo occorre un quid di attenzione in più. Quindi, bene, d'accordo nel liberalizzare, rendere tutto più agevole e smantellare certi ingranaggi della burocrazia. Però attenzione alla legalità. Busia lo dice e naturalmente un minuto dopo cacciamo Busia, no? È facile così. Senti... Però io penso che quell'allarme nel paese delle mafie e delle criminalità organizzate, che lo stesso presidente Busia Mattarella ha ricordato... Peraltro stamattina onestamente da me, guardate che noi proviamo a fare proprio questo, a semplificare i percorsi, però facendo un controllo anche preventivo. Il voto di scambio, purtroppo, che lui stesso ha denunciato, è un pericolo reale. Il voto di scambio denunciato. È un pericolo reale, allora, no? Prima di farti andare via, dopo averti tenuto un po', dato che tu ci hai messo il naso in Rai, nel senso che adesso lavori come me per un editore privato, però hai messo il naso in Rai, fatto condotto Ballarò, cosa ti aspetti da queste nomine? Che succederà? Il peggio.
come sempre. Che cosa vuoi che aspettarti? Allora, qualunque governo, anche qua bisogna sempre tornare al carattere fondamentale della nazione, no? Qualunque governo, qualunque nuova maggioranza che vince le elezioni, la prima o forse diciamo la seconda o la terza cosa che dice è via le mani dai partiti dalla RAI. Tutti l'hanno detto in vario modo. E nei però San Giuliano è stato sincero, ha detto più facile arrivare i marziani e la vita su Marte che non i partiti che vanno via dalla RAI. Ma ha detto il ministro. Io ti dico, non mi scandalizzo nemmeno, però risparmiateci la solita farsa di dire da adesso noi non faremo lottizzazioni, noi non lottizzeremo. Perché sappiamo tutti che non può essere così. Del resto, l'azionista... Bravo, la governance è quella. È quella là. Quindi, dopodiché ci vorrebbe però anche qua, diciamo, una modica quantità di lottizzazione. Qui mi pare tornare che invece... a Biagio Agnes, te lo ricordi? Un sì. Democristiano, un socialista e uno ecco, bravo. Ecco, qui c'è un altro piccolo problema che mi permetto di sottolineare, anche con riferimento a Gennaro San Giuliano, autorevole, prestigioso ministro della cultura del nostro paese. Quando la destra reclama mezzo secolo, forse anche più, di egemonia culturale della sinistra, no? Dice da un lato una cosa giusta, ma dall'altro una cosa sbagliata. Dov'è lo sbaglio? È nell'idea di pensare che siccome adesso hai vinto tu le elezioni, ora imponi tu l'egemonia culturale della destra. Si costruisce, non brava, si impone. Ci vogliono anni e personalità per costruire un'egemonia culturale. E questa destra, purtroppo, bisogna riconoscerlo, e loro devono essere i primi a farlo, è un po' manchevole. Caro Massimo, ci vediamo tra 5 mesi. No, credo no, prima. No, anche perché potrei non essere in onda. Vorrei anch'io a un certo punto quando mollare posso, un po'. Quando riesco a liberarmi da Torino, torno con tutta la gioia possibile. Grazie. Ciao. Grazie, ciao, Massimo. Grazie. Noi grazie ci vediamo fra pochissimo. Dobbiamo parlare di lavoro, come sempre. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Allora, signori, dovete sapere che c'è il grande tema delle case occupate. Lo sappiamo, ne parliamo da decenni. Succede una cosa nuova. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, decide di comprare, che il comune deve comprare, il suo comune comprerà 2 immobili occupati che rispondono all'immobile che è occupato da Casa Pound da una vita e l'immobile che è occupato da Spin Time. Vediamo come va. Mambo Italiano. Siamo andati in pubblicità? No. Mi scuso con gli ospiti studio e collegati, anche con i telespettatori, ma ci eravamo scordati di parlarvi di una serie di prodotti a cui tenevamo molto, quindi abbiamo mandato per la seconda volta la pubblicità. Ora va il servizio sulle case occupate, invece, che il Comune di Roma vuole acquisire per poi, credo, ridistribuire a, diciamo, chi ha bisogno di una casa. Vediamo. Primo comune d'Italia che investe sull'edilizia e compra case senza consumo di suolo, ma case già costruite dagli enti, dalle altre istituzioni e anche dai privati. Mentre per la maggioranza la soluzione sono gli sgomberi, il comune di Roma, guida Dem, pensa di risolvere l'emergenza abitativa acquistando gli edifici Stiamo occupati. Stiamo lavorando decisamente bene, per fortuna rispondendo alle esigenze della città. Sindaco, posso farle una domanda? Velocissima, rapidamente, su questo piano casa del comune. C'è il rischio che gli occupanti magari rimangano negli edifici e passino avanti alle persone? Questo è il rischio e noi invece vogliamo garantire che ci sia trasparenza e che quindi scorra la graduatoria che ad oggi è bloccata da troppo tempo. Praticamente tutti gli occupanti hanno avuto una casa popolare scavalcando chi era direttamente in lista e aspettava da anni. Questo sgombero di Casa Pound? No, non preferisco non commentare adesso. Su Casa Pound, come sapete e potete immaginare, essendo una consigliera del Partito Democratico, ho di certo, diciamo, un giudizio totalmente negativo. Aiutami a sparire come c'è. Prendi questa iniziativa del comune che forse vuole acquistare l'edificio occupato. Da Casa Pound non ci hanno mai risposto e allora siamo andati a provare in un altro stabile. Ora so, te lo dice permanente, ascolta. Il
persone che hanno diritto rimarranno qua dentro. È un modello per questa città, riproponibile per altri modelli, a partire dalla ricchezza che c'è qua dentro. Qui o ci mettiamo d'accordo che forse vogliamo qualcosa a loro, o se no voglia fare la guerra fa poveri, la guerra fa poveri danneggia solo i poveri. E qui, nell'ex caserma militare di Via del Porto Fluviale, finisce il nostro viaggio nell'inferno romano di chi una casa ancora non ce l'ha. L'occupazione per me non è mai giusta. Sto freddo. Ci sono tanti italiani che stanno in lista anche per le case popolari e non gli vengono date. Ci dovrebbero stare prima quelli che sono in graduatoria, poi loro. Noi la casa ce la siamo pagata lavorando duramente per anni e anni. Questo non ci vanno bene queste situazioni. Allora, facciamo una cosa, incrociamo due notizie. Questa è una notizia del Comune di Roma che fa una cosa, secondo me, molto utile. Acquista case per un piano casa che servono. Dopodiché poi devi sgomberarle, quelle case lì, perché Casa Pound sta lì da una vita, l'altra, come si chiama, l'altra Spin Time sta lì da una vita. E in più, poi dopo, come diceva la Raggi, quella è un'osservazione non da poco, c'è il particolare che spesso e volentieri poi, quando sgombri le case occupate, tu fai rientrare quelle persone in testa di graduatoria e le rimetti nella casa. Quindi, come spesso accade in Italia, quei fessi che aspettano per anni e anni e anni di avere la loro casa in graduatoria si trovano bypassati. In più, il governo, oggi Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia, dice, guardate che noi abbiamo un provvedimento pronto per sgomberare senza se e senza ma le case occupate. Pugno duro con chi occupa le case. Il titolo di Libero è Finita la pacchia. Cosa produrrà tutto questo, ci siamo chiesti? No, questo è un grande tema. Prego, Baldino, voglio partire da lei, anche perché la sindaca di Roma, la Raggi, se ne è occupata fino all'altro ieri di questi problemi. Quindi cosa pensate? Da un lato giusto, no, sgomberare? Ma allora, guardi, intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. A me fa specie che il tema della casa, che è un tema gigantesco e voi state trattando da più puntate, approdi in Parlamento con la maggioranza soltanto rispetto alla repressione. Perché è vero che c'è una grande quantità di immobili occupati abusivamente e questa è una pratica inaccettabile, anche perché è vero, ci sono tantissime persone in attesa da anni nel Comune di Roma, da anni e anni, nelle graduatorie delle case popolari, degli alloggi ERP. Però è anche vero... Ma tra l'altro guardate, perché è molto duro come proposta di legge, no? Fino a 9 anni di carcere, sanzioni fino a 25.000 euro, sgombro entro 48 ore e poi l'esenzione d'IMU per i privati danneggiati, che mi sembra francamente l'ABC doverosa. Sì, sì, ma infatti io su questo ci arrivo. Però quello che volevo dire è che da una destra sociale io mi aspetto che venga affrontato prima il tema del diritto all'abitare di tante persone che sono in difficoltà. Invece questo governo che cosa ha fatto fino ad oggi rispetto al tema della casa? Ha azzerato completamente i fondi per il contributo all'affitto per chi non ce la fa. Il fondo affitti e il fondo per la morosità incolpevole. Si trattava di 400 milioni che il governo Conte 2 aveva stanziato per aiutare le famiglie e le persone che non ce la facevano a pagare l'affitto e quindi, cioè, arginando anche gli sfratti. Questo è interessante, perché se una persona non ce la fa, cioè lei mi dice pugno duro va bene, però mano tesa dall'altra esattamente, parte, perché sennò non possiamo. Infatti noi abbiamo fatto quello nella scorsa legislatura e avevamo anche depositato delle proposte di legge che andavano in qualche modo a reprimere la pratica delle occupazioni abusive. Avevamo presentato degli emendamenti per l'esenzione dell'IMU per i privati danneggiati e una proposta di legge anche per inasprire le pene per chi occupa abusivamente un edificio. Però parallelamente tu devi consentire alle persone che non ce la fanno di poter avere un tetto sopra la testa, anche perché gli ultimi dati ci dicono che i senza tetto negli ultimi 10 anni sono raddoppiati, sono passati dai 50.000 del 2014 ai 100.000 di oggi. Quindi questo è un problema sociale e mi permetto di dire che solo così non si risolve il problema degli sfratti, perché quello dello sgombero delle persone che so che hanno occupato abusivamente un immobile o comunque che non hanno occupato ma che non pagano l'affitto, che hanno finito la locazione e devono essere sfrattati, è un problema se quelle persone sono in disagio sociale, che comunque il comune si deve farsene carico. Infatti questo è il problema, è chi fa il furbo, chi lo fa con la violenza, chi invece è soltanto occupa una casa per il grave disagio sociale. Simone Caruso, a proposito di questo disagio, è nato nella periferia di Roma, dove è a casa di una signora, la signora Anna Maria Dante. Simone, raccontami un po' cosa hai trovato e cosa hai capito, no, da queste storie.
periodo incentrato. Sì, buongiorno Mirta. Noi siamo a Torre Spaccata, periferia est della città. Prima di arrivare dalla signora Anna Maria, noi siamo a casa sua, la signora Anna Maria che da tanti anni si occupa di case occupate, voglio però mostrarti delle immagini che abbiamo girato questa mattina, che sono girate in tutto quello che è il quadrante est della città, cioè praticamente tutta quella che è la parte di Cinecittà Est, di Torre Maura, Torre Spaccata, e vedrai appunto una situazione molto particolare, nel senso che abbiamo trovato una situazione di degrado di moltissime abitazioni di edilizia popolare residenziale. Considera Mirta che un terzo di quelle case sono, secondo le stime, sono case occupate. E quando siamo arrivati, Mirta, questa mattina, sto vedendo le immagini, moltissimi cittadini, moltissimi, onestamente. Sì. Esatto, queste sono case popolari abitate e un terzo di questi appartamenti risulta abusivo. Tra l'altro, Mirta, la cosa che ci ha colpito è che i cittadini, quando siamo arrivati, la cosa insomma che ci chiedevano è se fossimo del comune, perché appunto vogliono un contatto con qualcuno del comune che vada a risolvere questi problemi che stiamo vedendo, per esempio i calcinacci, per esempio i cornicioni. Quindi tutti ci chiedevano se fossimo arrivati a risolvere quel problema, quando invece insomma abbiamo spiegato che stavamo cercando di raccontare quella che è la realtà, cioè, che vedendo sia queste immagini, mi viene di dire vedi, che le case popolari non dovrebbero essere un'elemosina e tu vi fai vivere la gente in delle catapecchie, dovrebbe essere invece un progetto sociale, anzi, che dà dignità alle persone. Abitare in un palazzo così, che dignità può darti? Allora, fammi sentire la signora Anna Maria, così poi rientro in studio e devo sentire De Masi, Borgonovo e Castelli. Noi qua siamo a casa di Anna Maria, che da 30 anni si occupa di questo, e questa era una casa di edilizia popolare residenziale. Prego. Era una casa dell'ex INCIS, dei impiegati civili dello Stato, che venivano date, diciamo, costruite senza contributi dello Stato, chi era assegnatario, oltre al canone che pagava una quota che andava per estinguere il mutuo che avevano fatto. Estinto il mutuo, noi diventavamo proprietari di questi alloggi. Certo. Ma questo è tutto accaduto quando c'era una politica seria. Quando la politica, appunto, come si diceva, prevedeva, e come diceva giustamente la Merlino, deve dare e non deve dare quelle condizioni. Purtroppo, una volta i politici, come si dice a Roma, avevano cervello e le palle, oggi non c'hanno né cervello né le palle. Perché sentire dire quello che si deve fare da chi ha governato per 10 anni, oppure di ancora più di 10 anni, a me mi viene solo da ridere. Perché ci vuole tanto poco a risolvere il problema delle case popolari. Vedete come esempio il famoso piano Fanfani, che ha dato una boccata d'ossigeno non solo a Roma, in tutta Italia, facendo un piano serio, non come li fanno oggi, e case soprattutto costruite bene. No, perché ha ragione Anna Maria, il vero tema lì è che te la comperavi piano piano. Tu sapevi che con un po' di fatica, con un po' di lavoro, arrivavi a un punto della vita in cui avevi un tetto sulla testa sicuro, e questo ti cambia la vita, signori miei, questo è il grande tema. Certo, se mi permette Merlino, volevo dire una cosa. Sì, dice Anna Maria, prego, dica. Prego. No, volevo dire una cosa per l'immagine che noi abbiamo visto, è veramente scandalosa. Perché gli dico questo? Perché la regione dà i soldi per le manutenzioni e poi i risultati sono quelli che lei ha visto. Se invece le case fossero date in patto di futura vendita, lei queste situazioni non le vedrebbe. Perché ognuno avrebbe tutto l'interesse a sistemarsi casa sua. Questa situazione non la vedrebbe più. Ha ragione. Sono molto d'accordo con lei. Mi sembra buon senso. Voglio sentire De Masi, poi Borgonovo e poi Castelli su questo tema che sembra irrisolvibile. Ma la signora prima ha evocato il piano Fanfani, piano Ina Casa si chiamava, Istituto Nazionale Abitazioni, credo sia l'ultimo, il primo che anno era? E l'ultimo, siamo negli anni 50, certo, piano per risolvere questo problema. L'Italia è l'ottavo prodotto interno lordo al mondo, cioè su 196 paesi noi siamo all'ottavo posto, dietro di noi. Ci sono tantissimi paesi che hanno risolto questo problema. Noi con una ricchezza di questo genere non riusciamo a risolverlo. Che significa questo? Quando ci sono i mezzi per farlo e non lo si fa, che c'è una incapacità protratta nel corso di almeno 60 anni di risolvere questo problema. La cosa è grave perché siamo in un paese cattolico che vive di carità cristiana, che vive di evocazione continua dei poveri, ma poi di fatto non ci interessano tanto. Quando è stato fatto il reddito di cittadinanza è stato tutto un coro per distruggere questa che era l'unica cosa di sinistra fatta
negli ultimi 15 anni. Allora, adesso c'è un governo di destra. Io, a differenza, devo dire, di tanti altri miei amici di sinistra, dico che il governo di destra farà cose di destra. Però le cose di destra significa risolvere i problemi del paese, sia pure con un altro metodo. Vediamo con quale metodo risolveranno questo che le sinistre e il centro ecco, non però, hanno risolto. Questo è molto interessante, però proprio di come si fanno le cose di destra. No, lo chiedo a Borgonovo e a Castelli, ma cos'è la cosa che va fatta? Vanno costruite nuove case, messi dei messo, fatto un piano serio con tanti soldi, vanno sgomberate le case se senza ma, però a quel punto li metti indietro nelle graduatorie quelli che hanno occupato le case per 10 anni. Si fanno prima le case o prima il ponte? Si fanno prima le case o prima il ponte sullo stretto di Messina? Prima li sgomberi, le espropriamo, tutte quelle persone che non... c'è pure chi dice questo, no? Tante case non affittate per tanto tempo. Che cosa si deve fare, secondo voi, Borgonovo e Castelli? Dato io la soluzione. Borgonovo, non ti sento. Perché non mi sentite? Ecco, ora sì, ora sì. Mi sentite? No, intanto secondo me c'è da fare una distinzione tra gli immobili privati e quelli pubblici. Per gli immobili privati ovviamente bisogna che gli inquilini abbiano delle garanzie, perché uno non ti può sbattere fuori di casa dalla sera alla mattina a suo piacimento. È anche vero che lì c'è un problema atavico che potrebbe essere risolto però facendo in modo che si potenziassero un pochino i tribunali, si potenziassero gli uffici di ufficiali giudiziari che escono a verificare le varie situazioni, perché altrimenti sappiamo che c'è gente, non ricchi sfruttatori, gente di classe media che ha la casa con l'inquilino che non paga o gliel'hanno occupata e non riesce a liberarsi delle persone perdendo un sacco di soldi e continuando a pagare. Questo è un problema del privato. Poi ci sono degli edifici pubblici che sono di proprietà dello Stato, alcuni dei quali sono stati occupati a destra e a sinistra simbolicamente per far vedere che l'emergenza abitativa c'è. Io trovo abbastanza curioso che un edificio del Demanio, ad esempio, debba essere ricomprato da un comune, no? Visto che è un bene dello Stato che già c'è lì e se è stato occupato era perché era dismesso e nessuno ne faceva niente. In ogni caso, anche se si comprassero questi edifici a Roma con i soldi, poi vedremo, perché la lista è molto lunga, ce n'è una sessantina, e vedremo quali riusciranno a comprare, e può anche darsi che finisca, che compriamo lo Spin Time o qualche altro per tenerci dentro gli amici degli amici. Io mi auguro di no, però insomma non credo, mi auguro che non siano fatte. Sì, ma cosa bisogna fare su questo? Bisogna fare cosa su questo, oltre a questo. Arrivo Simone. Non basta. Mirta, se non posso. Basta. Secondo me la questione non la risolvi comprando questi edifici, la risolveresti costruendo delle altre case. No. Perché oltre al problema di quelli che già aspettano, c'è il problema di una fascia della popolazione che, basta guardare il Sole 24 Ore di lunedì, viene espulsa dalle grandi città. Perché a Milano, per esempio, non solo a Roma, Milano costa un po' di più, tra i 950 e i 1200 euro al mese di affitto per un loro locale. Ma lo so, hai ragione, questo è verissimo, è un problema serio veramente nel nord Italia. Scusatemi, Simone mi dice che lì vogliono studenti intervenire. Chi c'è che vuole intervenire, Simone? Sì, Mirta, con noi c'è Antonio, perché Antonio è proprio la rappresentazione di quelli che sono gli effetti delle occupazioni e degli sgomberi, perché chi viene sgomberato dalle case occupate poi passa sopra in graduatoria a persone come Antonio. Esatto, buongiorno. E praticamente ciao. Io abito a Roma, Cinecittà Est, da 41 anni, ciao. E dopo la morte dei miei genitori non è stato più possibile avere l'affitto come, insomma, che agevolato. Era l'affitto. È arrivato il punto che ho comunque ricevuto agevolato, ma è da 15 anni che io aspetto una casa popolare, da quando avevo mia madre in vita. Dopodiché non si è saputo nulla, nonostante che avevo un punteggio abbastanza buono. E adesso che è arrivato lo sfratto con la notifica, che è quasi un anno, non ho ancora la possibilità di accedere e avere una graduatoria definitiva, cioè perché... Ma ti passano avanti? Esatto, il Comune di Roma non ancora... Non ha... Ti passano avanti? Praticamente il Comune di Roma è passato avanti e quindi con un punteggio abbastanza decisamente buono, 324esimo su e giù, mi sono passati avanti e questo comunque mi porta tanta frustrazione. Non ho capito. Gli passano avanti per un semplice motivo. Brava Anna Maria, che lo sfratto suo non viene conteggiato nel punteggio.
Tant'è vero che il Comune di Roma adesso deve rivedere tutte le domande con gli ultimi documenti che sono arrivati. Scusami, Maria, perdonami la mia ignoranza. Che vuol dire che lo sfratto gli viene conteggiato? Non ho capito. Sì. Perché qua, le domande per avere una casa popolare sono state fatte molti anni fa, con quei documenti che c'erano quando hanno fatto la domanda. Ma quelle domande devono essere aggiornate mano a mano con gli eventi della vita. Certo, come perché nel se sei sfrattato è un'urgenza enorme e hai bisogno di passare, di essere preso più in considerazione. Esatto, e invece loro al Comune di Roma... Il Comune di Roma se ne fregava altamente e diceva no, valgono allora, solo i documenti. Adesso questo lo spiego a Castelli, non so se Castelli ha capito fino in fondo sta follia. Castelli. La Cassazione gli ha dato ragione. È chiarissimo, molti ho capito. Se sei occupante sanno che sei occupante che ti devono risistemare. Se sei stato zitto e buono in graduatoria, nel frattempo sei stato pure sfrattato, questa roba qui non viene registrata e te la prendi in saccoccia, come ha detto con grande chiarezza la nostra Anna Maria. Castelli. Ma vorrei rispondere volentieri alla domanda che cosa potrebbe fare un governo di destra rispetto a un governo di sinistra. Mi pare che comunque ci siano due piani su cui ragionare. Uno è quello della costruzione di nuove case popolari, l'altro è quello del rispetto, di far rispettare la legalità. Sulla costruzione delle case popolari io noto che 10 anni di governo di sinistra non si sono neanche mai posti il problema. Io non ho mai sentito una volta sentire qualcosa del genere. È vero. È una questione di risorse costruire nuove case popolari. Le risorse c'erano, ma io penso al 110% che ci è costato una valanga di miliardi, forse si sarebbe potuto intervenire in questo settore perché c'era necessità di rilanciare l'edilizia e quale maggior rilancio c'è nel costruire nuove case. E poi questo è un mio buco, ma vorrei che magari gli ospiti... Ma non c'è bisogno di costruire nuove case, io basta vedere tutte le fabbriche abbandonate, rimetterle ragazzi, in sesto e facciamo parlare Anna Maria, poi arrivo da te, facciamo parlare mi lascia signora alloci. Cortesemente, signora... Sì, scusa. Posso finire un ragionamento oppure ogni volta... Sì, prego Castelli, finisca. Questo ragionamento. Stavo dicendo, nel PNRR noi stiamo buttando via una valanga di miliardi, non mi risulta che ci sia un piano per costruire le case subito. Popolari. Allora, le risorse... posso finire un discorso? Sì, facciamolo finire, ha ragione, facciamolo finire. Le risorse ci sono, quindi ci sono le risorse, avrebbero potuto esserci, ma la sinistra evidentemente ha pensato ad altri. Io penso che un governo di destra queste cose potrebbe porsele. E poi c'è l'altro piano. Una domanda che nel 2023 mi dispiace fare, ma la devo fare. Faccia. Le leggi sono fatte per essere rispettate oppure no? E allora bisogna porre un tema di legalità, chi occupa le case abusive deve essere cacciato fuori con le buone o con le cattive, anche perché io stavo vedendo la signora, ho notato la sua casa molto ordinata, molto linda, perché lei è dentro legalmente, si occupa della sua casa, l'ha pagata, mentre invece uno che va dentro abusivo non gli frega niente, tanto la casa non è sua, non paga l'affitto, non paga le spese. Ma infatti non quello che poneva Anna Maria all'inizio come tema, se io la casa me la sono comprata quindi, piano piano, lato, poi ci tengo a terla come Dio comanda. Se la tiene, è certo. Quindi due cose da fare: primo, costruire case popolari, secondo, usare il pugno di ferro verso gli abusivi. Allora, io direi che Castelli fuori. Ha toccato due temi molto un importanti. Uno che vi riguarda molto direttamente. Cara Baldino, cioè è andato senza mezze misure, ha detto ma come, il super bonus 110%, soldi a tutti e non poteva fare case popolari e comunque le aziende avrebbero lavorato, le aziende edili, mi sembra un tema non da poco. Allora, intanto il super bonus è stato fatto per efficientare gli edifici esistenti, quindi è un'altra cosa, non mettiamolo in mezzo inutilmente solo per colpire il 5 stelle, ormai ci siamo abituati. Poi vorrei dire questo. Allora, ci sono due temi. Quello che diceva la signora è molto calzante, cioè il piano casa deve intervenire su due fronti, cioè da una parte quello della proprietà e dall'altra quello dell'accesso al diritto alla casa per chi non ce l'ha.
gli immobili di edilizia residenziale non sono fatti per essere comprati, sono fatti per far accedere le persone che non hanno diritto alla casa. Quindi se io poi li vendo e il proprietario e l'inquilino diventa proprietario, poi quelli che stanno in graduatoria non possono entrare. Mi scusi, ma signora, che sta mi scusi dicendo? Signora, finisco. Se io vendo ma tutti gli alloggi dicendo? Di edilizia residenziale, non ci sarà più il ricambio e quindi le persone non potranno entrare nelle case. Altra cosa, signora, ma guardi che io sono d'accordo con quello che sta dicendo lei. Sono disastri. Io sono d'accordo con quello che sta dicendo lei. Sono d'accordo anch'io, ma è un'altra cosa. Ma è un'altra cosa. Una cosa sono di edilizia residenziale, che non sono fatti per essere comprati. Altra cosa è un piano per consentire a chi può, piano piano, di acquistare delle case. Ma mi dice a lei chi gliel'ha detto? Detto io questo, mi occupo di questo problema da 30 anni. Ma io rispetto il suo lavoro, signora. Lei se ne occupa adesso, apre bocca da fiato senza conoscere il problema. Mi scusi, signora, però io le faccio una domanda questo per poter interloquire con lei e poterci ci capire. Ci troviamo in questa situazione per signora, scusami Maria, però ha ragione la Badina. No, per capire, perché secondo me lei non, la signora non sta capendo quello che ci stiamo dicendo. Io non sto dicendo che quello che ha detto lei non è corretto. Sto dicendo un'altra cosa. Borgonovo, peccato, perché ti portavo a Firenze e trovavi una storia incredibile. La Corte d'Appello stabilisce che il Comune deve garantire la residenza a chi vive nelle case occupate e gli altri abitanti vanno ai matti, giustamente, a mio parere. Pubblicità. Dovrei povere. Mondo italiano. Mondo italiano. Allora, perdonatemi, una piccola nota per chi ci ascolta fin dall'inizio. Siamo partiti stamattina con il presidente Busia dell'ANAC, che è venuto a dire tutti i suoi dubbi su questa semplificazione prevista, diciamo, la riforma degli appalti che ha portato a casa il ministro Salvini. La Lega ha chiesto che Busia venga mandato via perché dice che non è neutrale, non è in grado di svolgere questo ruolo con neutralità. Adesso invece il nuovo capogruppo al Senato del PD, che è Francesco Boccia, lo difende dicendo: troviamo molto gravi gli attacchi che gli esponenti della Lega rivolgono al presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. La colpa di Busia è solo quella di denunciare con forza le criticità del nuovo codice degli appalti. Siamo al caso politico, come ben vedete. Abbiamo fatto anche questo oggi, sotto corona. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Si è aperta la porta delle nuvole. Ah. Ma non ancora delle pioggia. È aperta tu, ovviamente. No, perché le nuvole entrano, come dire, in ondate successive, ma di piogge al momento non ne portano e quindi servono a poco. Infatti la previsione per oggi, andando a vedere le eventuali piogge, sono debolissime in Liguria, sulle zone alpine o prealpine, ma insomma è poca cosa. Domani al centro e al sud non cambia molto, perché è sempre grigio con molte nuvole ma pochissime piogge. Al nord, sulla fascia proprio più settentrionale, quindi alpina e prealpina, le precipitazioni ci sono, quindi piogge o nevicate sulle zone alpine, anche moderate e forse sulla Val d'Aosta anche forti. Quindi in quella zona, anche nella giornata di sabato, si mantengono dei fenomeni significativi, perché qua siamo sempre in attesa delle piogge e quindi vedete per sabato il nord-est soprattutto potrebbe avere precipitazioni consistenti. Centro e sud sempre con quelle piccole incertezze, però avrei fatto caso che le temperature minime sono risalite. Obbedienti a quello che avevamo detto. Va bene. Grazie Paolo. Allora, signori, vi devo portare a Firenze, però questo è un tassello che va messo in questa nostra discussione, perché appunto la Corte d'Appello stabilisce che il Comune deve dare la residenza a chi, se la richiede, a chi vive in case occupate, e succede quello che vedrete. È una cosa inaudita, io non ho mai sentito, non ho mai visto e letto una cosa talmente assurda. Abusivi, già nel termine, vuol dire che è una cosa che non è. È una polemica strumentale. Questi vanno stabilizzati in qualche maniera, poi mica bruciarli. Gli occupanti abusivi di immobili a Firenze avranno diritto alla residenza. A stabilirlo un provvedimento del comune, che fa seguito ad una sentenza del tribunale. Non alla residenza nell'immobile occupato, perché quello è vietato dalla legge. Questa non è una scelta politica del Comune di Firenze. Ogni comune, in presenza di un simile atto dell'autorità giudiziaria,
doveva operare così. È vergognoso che una persona che venga da fuori Italia occupi un hotel, un appartamento e sia equiparato a un altro cittadino che magari è sempre stato qua e si è sempre comportato onestamente. Siamo andati in uno degli stabili occupati in città, un tempo un hotel. Quando arriviamo, alcuni occupanti provano a mandarci via. Non volevamo, siamo fuori. Noi arrangiamo noi da sé. Riusciamo poi a parlare con una persona che si definisce la responsabile dell'immobile occupato. Qui c'ho 40 bambini. Perché 40 bambini qui dentro, anche bambini italiani. Anche bambini italiani. Vogliamo la residenza dove abitiamo. Cioè lei vorrebbe vivere, avere la residenza sia di documenti che fisica qui dove state occupando. Certo. I residenti della zona ci descrivono una situazione insostenibile. Qualcuno non vuole farsi riprendere perché ha paura. Prima non era così questo quartiere, è diventato uno schifo. È partito un colpo d'arma da fuoco, sì, litigi, autoambulanze. Non è nemmeno giusto che noi ci facciamo il culo per pagare l'affitto e loro abitano qui a spese nostre. Questo non è razzismo. Allora, e qui se il manco si finisce. Mimmo, faccio ricorso al sociologo, perché secondo me questa frase di questo ragazzo è molto importante, perché è la radice del conflitto, diciamo, poi tra poveri, tra ultimi, che poi quello che ha sempre regalato molta soddisfazione alla destra quando dice quella frase prima agli italiani, perché quello dice: ma io sono una persona normale, lavoro, pago l'affitto, pago le tasse e mi ritrovo con uno che c'ha una casa abitata, campa come gli pare, non segue le regole e gli danno pure la residenza. Sì, però tu lo dici col tono della voce che dà ragione a quello lì. Allora chiediamoci come fa quello lì a dire questo e come fanno gli altri a opporsi. In realtà ci sono stati dei governi di centro, di centro e di sinistra e di centro-sinistra che non hanno risolto il problema. Diciamo l'ultimo uomo di sinistra democristiano è stato Fanfani. Poi ci sono i media, i quali non educano. E poi ci sono le scuole che non educano. E poi ci sono i partiti e i sindacati che non educano. Per cui c'è questa confusione totale. Ricominciamo dall'inizio. Un paese ricco come l'Italia ha il dovere di tutti abbiano una casa decorosa. Io ti chiedevo cosa deve pensare quel ragazzo lì, sì, che dice: io se io pago l'affitto e gli altri no, a me mi girano un po' le scatole. No, intanto non si capisce perché gli debbano girare. Cioè, quegli altri che hanno occupato non stanno mica in una reggia. Stanno in topaie immonde in cui nessuno fa manutenzione, nessuno niente. Ne ho visitate tante di queste case. Sono delle topaie impossibili. Quindi c'è poco da dire, quelli non pagano, eccetera, eccetera. Il problema va risolto. Adesso vediamo la destra come fa a risolverlo. Perché si sgombra facilmente un locale. Allora, vorrei che rispondesse Castelli a questo, perché Mimmo De Masi mi sta dicendo: non è pensabile che io, che comunque mi faccio... non voglio usare questa frase sua, insomma, faccio una gran fatica per pagare l'affitto, per trovarmi un lavoro, poi mi arrabbio con quelli lì, perché non mi devo arrabbiare con quelli lì, mi devo arrabbiare con uno Stato che non mi dà risposte. Quelli lì sono vittime quanto me, perché quelli lì, poveretti, che devono fare se non occupano le case? È la situazione. Come la pensa lei? No, non sono pari, secondo me, perché c'è un individuo che subisce un vulnus e l'altro che lo provoca. Io credo che qui ci sia veramente una notevole differenza fra l'idea di destra e di sinistra, e che la destra pensa che comunque le leggi debbano essere rispettate e che lo stato di necessità non sia la scusa per poter fare quello che si vuole, per poter violare qualunque legge. Però se mi consente, volevo entrare un attimo, visto che faccio l'ingegnere nella vita, sulla questione degli appalti. Io vorrei dire al presidente Busio che... Busia! Vorrei che... Busia, la norma di 150.000 euro esiste già, l'ha messa Draghi. È vero che scadrà il 23 giugno, quindi essa, diciamo, col provvedimento Salvini viene stabilizzata. Ma c'è già, come mai questo presidente non ha fatto polemica con Draghi e adesso la fa con Salvini? Forse qualche notazione di natura politica e non tecnica in quello che dice il presidente Rana, che forse c'è.
Solo che non è più qui Busia, no? Quindi io adesso eviterei. E poi stiamo parlando, gli abbiamo parlando troppi problemi. Stiamo parlando di 150.000 euro. Un'altra cosa che è stata detta che non è vera, un'altra cosa che è stata detta che non è vera, che il 98% degli appalti sarà fatto senza gara. Cioè è vera ma solo in parte, nel senso che sarà, il numero sarà molto elevato, ma in quantità. Ma è ovvio, perché saranno cifre più modeste, comunque le grandi cifre resteranno con gli appalti. Questo stanno giocando su un piano che è più politico che tecnico, questo ci tenevo a dirlo. Allora scusatemi, però Anna Maria voleva finire una cosa, perché poi io perdo Anna Maria. Anna Maria, che volevi dirmi? Però io sono veramente incavolata. Perché so 30 anni che manco questo problema e posso dire soltanto che la politica non rispetta l'articolo 3 della Costituzione, perché non tratta allo stesso modo i cittadini, perché chi occupa un appartamento singolo paga una multa di 21.000 euro, c'ha una causa penale e l'indennità d'occupazione, quelli che occupano i palazzi non c'hanno un cavolo, ne pagano manco né luce, né gas né acqua. E poi gli danno la casa quando li sfrattano. Questa è una cosa vergognosa. Vogliamo risolvere il problema delle case? Allora, si risolve in questo modo. Il governo ha il diritto di requisire gli immobili vuoti per gravità della situazione e li paga un prezzo minimo, non li deve comprare il sindaco, deve intervenire il governo. Ci sono migliaia di palazzi vuoti, abbandonati, se vedi sulla Tiburtina che erano ex fabbriche, si possono recepire quelli e aggiustarli per appartamenti. Allora io vorrei dare un consiglio, a parte che torni Anna Maria, tu torni perché deve tornare anche la Maldiva, dobbiamo chiudere quella pagina, però la cosa io consiglierei a chi si occupa di questa materia è ascoltare le persone come Anna Maria, perché sono gente, come dice lei, che sono 30 anni che si spaccano adesso su questi problemi, però, e purtroppo non si può sempre ripartire da zero. Mimmo, sono in grave ritardo, devo andare in pubblicità. Però dico questo, non è che una ingiustizia ne corregge un'altra. Come l'onorevole prima diceva, bisogna liberare le case Vi occupate. Prometto che ci torniamo, è un tema molto vasto. Pubblicità. Mambo Signori, è finito il tempo, ma mentre eravamo in onda, questa lunga puntata, è nata una bambina. È nata Caterina, figlia di un mio antico collaboratore. Quindi auguri a Paolo e a Gabriella. Ma la cosa importante è che ogni volta che nasce una bambina, il mondo diventa un posto migliore. A domani.